Buonasera da Florence International Radio in diretta dagli studi di Firenze. Questa sera, grazie, diciamo così, al coronavirus, siamo soli, come cantava Celentano. Ma non del tutto, perché tecnologicamente parlando questa è una diretta un po' particolare. Cioè, abbiamo tutti in collegamento via Skype e fra poco ve li presento. Abbiamo la Vera a un metro e mezzo di distanza qua in studio. Buonasera. Vera Griezmann, buonasera, grazie per essere qui. Tutti i nostri grandissimi ascoltatori all'ascolto, adesso apriamo collegamenti. E pertanto, buonasera Valerio Scrivo. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a Matteo Vinattieri. Buonasera a tutti gli ascoltatori, a Daniele e a Vera. E a buonasera. Stefano, che si presenta per conto suo. Buonasera a tutti. Buonasera Stefano. Ciao. Allora, abbiamo una scaletta più o meno predefinita, chiamiamola così, e pertanto la palla passa a Valerio Scrivo. Grazie. Senti, io prima volevo dedicare un po' un pensiero a questo momento che stiamo attraversando. Certo. Perché l'Italia, secondo me, sta facendo una cosa grandiosa che non è mai stata fatta prima. Ci siamo praticamente blindati, siamo come in una situazione di guerra, e in effetti è una guerra. È una guerra. Non è una guerra contro una nazione, contro i barbari, contro un nemico, cioè il nemico c'è, ed certo. È questo virus. E quindi noi ci stiamo in qualche modo, come dire, sacrificando, però devo dire, nonostante le lacune e tutto, però mi sembra che noi italiani siamo, come dire, abbiamo un grande senso del dovere poi alla fine. Vero. Quello sì. È un pensiero particolare va ai miei colleghi che sono nelle rianimazioni e nei pronto soccorsi. Vero. Perché stanno facendo il loro dovere, ma lo stanno facendo sotto un grandissimo stress. Mi ci aggiungo anch'io. Io li paragono un po' ai pompieri dell'11 settembre, che loro facevano il loro dovere. Però, insomma, poi ne hanno pagato le conseguenze. Vabbè, certo. Non so se qualche altro vuole aggiungere qualcosa su questo, se no vado avanti. Sì, certo, sono Matteo, appunto, concordo pienamente con le parole pronunciate da Valerio, la situazione è davvero di emergenza, ecco, in questo momento dobbiamo fermare i contagi, quindi dobbiamo attenerci alle regole, anche se sono regole forti, per certi versi dure, però è giusto seguirle per permettere la minore diffusione possibile del virus e soprattutto che il virus non vada a colpire persone anziane o con altre patologie in atto, dove poi può fare dei seri danni, ecco, compreso, ecco, la perdita della vita umana. Quindi faccio un appello a tutti gli ascoltatori affinché si adeguino al rispetto delle regole e seguino appunto ulteriori disposizioni qualora dovessero arrivare nei prossimi giorni. Giustamente. Vai Valerio. Ok. Allora, il tema di questa sera è il serial killer unico. Questa teoria in realtà è una teoria trasversale perché attraversa anche le altre teorie. Faccio un esempio, la pista sarda. Prendiamo quelli che, diciamo, che seguono la teoria di Torrisi, di Salvatore Vinci. Salvatore Vinci sarebbe un omicida in compagnia nel 68, ma poi dal 74 all'85 è un serial killer unico. Prendiamo la teoria di Cannella, sempre all'interno della pista sarda. Pronto? Sì, sì, ci sei, eh? Ah, no, sentivo un rumore. Dei bambini, Cannella, più che altro, anche un Cannella, bambino. Come inizio, il 68, vabbè, quello è un delitto passionale, però dal 74 all'81 c'è un serial killer unico per Cannella. Poi fino all'82, perdono. Poi dall'83 all'84 ci sarebbe un complice di questo serial killer, il che non sarebbe una novità, perché i serial killer possono avere dei complici, e nell'85 insieme il serial killer unico e il suo complice commettono un omicidio. Sentiamo invece nell'altra teoria, quella dei compagni di merende, è uguale, perché dall'82 all'85 abbiamo i compagni di merende, ma dal 68 all'81 dovrebbe esserci un serial killer unico,
che potrebbe essere uno dei compagni di merende. Qual è la differenza rispetto a noi? La differenza è che noi crediamo che si tratti di un soggetto unico che ha commesso tutti i delitti dal 68 all'85 da solo, un soggetto che non è mai entrato nelle indagini e che per questo noi lo definiamo un soggetto ignoto. Questa teoria non ha magari la hit parade, non, forse all'ultimo posto, perché lascia poco spazio ai dibattiti, dato che non ci sono persone delle quali parlare, è un soggetto ignoto, quindi di cosa vogliamo parlare. Però per chi ama l'investigazione invece, credo che sia la teoria più stimolante, la più interessante, perché tu non hai assolutamente nulla, non hai nulla e devi cercare qualcuno che sai che non c'è nelle carte. E allora ti devi studiare le scene dei crimini, ti devi studiare tutta la letteratura in merito, e questo serial killer unico non lo sta cercando più nessuno. Lo stiamo cercando noi, noi abbiamo fatto un gruppo, è un gruppo di lavoro, e io poi faccio un piccolo appello, se qualcuno ha del materiale, per materiale intendo foto, perizie, articoli di giornali, se in qualche modo ce li può mandare, perché noi più materiale abbiamo, più abbiamo qualcosa su cui lavorare. Noi abbiamo un approccio scientifico, logico e storico. Al momento stavo studiando il territorio dall'alto, poi intendiamo però calarci nel territorio, quindi ora siamo come dei topi di biblioteca, facciamo i nostri studi, facciamo la raccolta dati, e poi cercheremo con questi dati di andare proprio a casa per casa, in qualche modo nel territorio, a cercare questo soggetto. In questo, ora dico una cosa, che siccome questa è la ricerca storica, è proprio questa, quando vai poi sul territorio, ecco, mi piacerebbe avere come compagno in questa seconda fase uno come Francis Trippet, perché Francis è uno storico e avrei bisogno del suo linguaggio, avrei bisogno della sua metodologia. Spero che poi è uno che riesce a stare in due teorie contemporaneamente, bene, perché non è un, come dire, uno che crede solo in una cosa, lui lascia spazio anche ad altre teorie. Valerio? Sì, non allora, mi senti più? No, ti sento. Io l'ho invitato per settimana prossima. Ah, Francis, mi fa piacere. Anche via Skype, ovviamente, perché insomma, finché certo. Siamo in questo regime qui, se vi mettete d'accordo tu e Francis, potrebbe essere interessante una puntata con voi due. Certo, ma volentieri. Ecco, pertanto mettetevi in contatto, perché io, ragazzi, io faccio quello che posso, faccio anche miracoli a volte, no, quelli ancora non ci riesco, però ci provo. Pertanto, vedete di organizzare, sarebbe una cosa molto, ma molto interessante, notevole. Prego, sì, vai. Non sarebbe male, finisco col dire questo. Valerio. Dimmi. Poi una cosa non c'entra nulla, c'era il nostro amico Fabrizio Marani da Roma. Ah, sì. Poi quando hai finito tutto il discorso, che sì, ti chiedeva cosa ne pensavi di questo virus e cosa può accadere in un futuro, in un futuro prossimo, diciamo. Però vai avanti oltre il discorso e poi casomai fai questa piccola inserzione, chiamiamola così. Sì, volevo dire che, come dicevo, noi non abbiamo grande popolarità a livello di curiosità, insomma, siamo i meno popolari di tutti. Però no, proprio Francis mi ha scritto in un post una cosa che a me è piaciuta molto. Dice che noi siamo i meno popolari, però dice, in compenso, voi teorici del serial killer ignoto siete la mostrologia, rappresentando la più seria e corposa critica storiografica alle sentenze. Dice una verità, non fa solo un complimento. Questa sera però abbiamo Stefano che, al contrario di noi, che stiamo cercando un soggetto ignoto, lui ha un soggetto noto, però noi del gruppo siamo sempre, come dire, tutto l'aiuto che lui può avere, lui non ha bisogno di nessun aiuto, è bravissimo, fa tutto da solo, però noi lo appoggiamo,
perché è allineato a quello che al nostro pensiero. Sembra che ora io stia con due piedi in una staffa, dice, ma tu sei per il soggetto ignoto, però sei anche per il soggetto noto. Questo perché? Perché devi sempre lasciare aperte le porte a due soluzioni, a più soluzioni. Per me quella di Stefano è una soluzione valida. Poi c'è anche la nostra. Io infatti spero che Stefano in qualche modo ci aiuti come consiglio, perché lui ha già il suo lavoro da fare, però insomma per me è un ottimo investigatore. Lo consiglio a Cannella. Ecco. C'ha l'istinto investigativo. Sì, sì, sì. Che non è da, è da pochi, eh? È veramente un ragazzo in gamba. È un ragazzo in gamba. E sono proprio orgoglioso e felice che mi abbia cercato in qualche modo. Ottimo. E io anzi gli passerei la parola a Stefano. No, niente, grazie innanzitutto Valerio, però io volevo fare una puntualizzazione, perché la volta scorsa sono venuto in trasmissione, ho detto sì che questa persona ha una determinata conformazione fisica, di cui, tra cui i capelli rossi, però ecco, se io dico che lui ha capelli rossi, poi sento le persone o leggo uniformarlo a quello che viene un po' descritto da tutti, la persona che è stata vista da Bardazzi, la persona che è stata vista a la spiaggia e via dicendo, cioè ormai c'è questa figura che sarebbe il rosso del Mugello. Ecco, io volevo dire innanzitutto che io non ho un dato oggettivo per cui possa riscontrare che lui, la persona a cui che dico io, fosse effettivamente lui, quindi non lo posso dire. Io devo, se faccio uno studio, sto parlando di una persona, devo avere dei riscontri oggettivi, non posso andare per sentito dire o per presunzione. Quindi può darsi che sia lui, come può darsi che non sia lui. Certo, se poi devo dire la mia su questo rosso del Mugello, secondo me, a mio parere, per me sono due persone diverse, cioè non sono la stessa persona, la persona vista al bar La Spiaggia e la persona vista dal Bardazzi, anche perché sono due persone che hanno un carattere diverso, mentre uno è molto espansivo, l'altro è taciturno, si vestono in modo diverso e soprattutto hanno capelli in modo diverso, perché la persona vista dal Bardazzi e vista al bar La Spiaggia, quella descritta dal Bardazzi è una persona che ha capelli rasati, cioè il rosso dei capelli si vede appena, si intravede, però lo dice che si vede. Mentre se uno va a leggere i verbali della Lelmi o della Bazzi, loro lo descrivono sempre come castano biondo con i capelli tirati con la riga sulla sinistra. Ora questa persona torna anche dopo l'omicidio al bar La Spiaggia. Io mi chiedo come mai nessuno abbia fatto notare questo, che i capelli di questa persona non erano più gli stessi. È una cosa molto importante questa, che nessuno mai ha detto. Comunque questo è solo un mio pensiero, ecco. Non è che bisogna sempre uniformare un pensiero di una persona e farlo. Io non ho elementi per dire se questa persona è o non è effettivamente, però se dovessi scommettere 100 lire potrei pensare più alla persona che è stato visto dal Bardazzi, sinceramente. Anche se dicono che non tornano gli orari e tutto, secondo me lo uniformerei più a quella persona lì. Però poi, andando avanti del discorso, volevo dire una cosa importante, secondo me, perché avevo sempre detto che riscontri con questa persona, perché io penso che questo serial killer, il mostro di Firenze, in qualche modo attenzionasse le vittime, cioè lui attenziona la donna per poi colpirla in una situazione di coppia. Quindi avevo sempre detto che fino all'81 io avevo dei riscontri. Ora, siccome poi questo studio è sempre un po' in evoluzione, sono venuto a scoprire ultimamente, grazie a una signora che mi ha aiutato, e ringrazio pubblicamente a Daniela, che la persona di cui parlo era, diciamo, conoscente di Paolo Mainardi al momento della sua morte, e
diciamo anche che lo vedeva sporadicamente. Ora, questa qui è una cosa molto importante, perché se voi tanto ormai lo sapete, però lo dico al pubblico, dopo l'82 la Della Monica, la dottoressa Della Monica, fece scrivere ai giornali che Paolo Mainardi era ancora vivo e che in punto di morte forse aveva fatto un nome. Esatto, sì. Ecco, allora ce lo ricordiamo bene, sì. Ecco, esatto. Io voglio dire una cosa, ecco, una persona in punto di morte che ha visto in faccia l'assassino e che riferisce qualcosa a qualcuno, cosa vuol dire? È alto? È moro? Cosa può far preoccupare veramente l'assassino? Il nome. Il nome, esatto. Esatto. Però vedi, anche questo è un discorso, a chi lo fa il nome? A un infermiere, a un dottore. Cioè, loro dicono che Allegranti nei giorni successivi viene intervistato da Paese Sera, da Repubblica, dalla Nazione. Sì. E il giorno della sera del funerale gli iniziano ad arrivare queste telefonate. Ma ora, anche questo è un riscontro oggettivo. Allegranti in gioventù conosceva quello che è il mio soggetto. Quindi c'è una doppia contrapposizione, lo so, però cavolo. È così. Quindi io rivaluterei anche Allegranti e le sue telefonate, perché questa persona continua negli anni a chiamare Allegranti, sì, giusto? Esatto, ma esatto. Anche nel posto di vacanza, se mi ricordo esatto, bene. Esatto, nell'agosto dell'83. Esatto. Però io vi dico, quando ricolpisce il mostro di Firenze? Colpisce quando Francesco Vinci, che è già in carcere, viene indagato pubblicamente per gli omicidi del mostro di Firenze. Quindi io penso che il nostro amico abbia aspettato di sapere che il suo nome non sia stato fatto alla magistratura. Però la sicurezza che l'Allegranti non lo sappia, non ce l'ha, e continua nel tempo a fargli queste telefonate. Un giorno fa il magistrato, un giorno dice gli fa una strage, lui vuol sapere per forza se sa il suo nome. È perché non ha certezze. Però non viene ascoltato Allegranti, non viene messo il telefono sotto controllo, nemmeno viene preso in considerazione più di tanto. Esatto. Però anche questa cosa qui, io dico, apre anche un'altra pista. Apre la pista che purtroppo ora non riceverò delle belle parole da parte di tante. Però secondo me a un certo punto il mostro di Firenze, dopo che ha paura di essere stato scoperto, apre una pista lui a sua volta, che è la pista sarda. Secondo me è proprio lui che manda il ritaglio di giornale con la scritta sta pilotando la situazione. Sta pilotando la situazione perché ha paura certo. Che quel nome sia stato fatto, e lui sta iniziando a depistare le indagini, perché lui il suo depistamento è solo, lui la prende solo dai giornali, non è che ha qualche amicizia o qualche, no, lui legge i giornali. Ora in questo caso qui magari lui sa che Paolo può aver fatto il suo nome e quindi ha paura, non lo sa, e anche se l'ha fatta da Allegranti non sa se Allegranti poi lo farà davvero alla magistratura. Quindi lui infatti sta un anno e tre mesi senza colpire, colpisce al momento che Francesco Vinci è indagato. Ecco. Oh, Stefano, ora, ti interrompo perché abbiamo tanto per cambiare la fascia pubblicitaria. Okay. Torniamo fra due minuti esatti, eh? Ok? Ok. Bene. Eccoci in onda con La Notte del Mistero e di nuovo la parola va a Stefano. Oh, sì, ecco. Eccoci. Sento un po' il ritorno. Mi sentite? Sì, perfettamente. Ah, sì, sì. Ok. Io dicevo, questo poi me ne fa capire anche un'altra cosa, che dall'82 il mostro di Firenze si spaventa, e quello che ho riscontro prima, che lui le persone le attenzionava, e credo anche di aver capito come, cioè il modus operandi
il modus operandi con cui lui attenzionava le vittime, dall'82 all'85 credo abbia ucciso persone non ricollegabili più a lui, proprio in virtù del fatto che nell'82 ha rischiato tantissimo. Quindi uccide l'83, come ho detto, a Giovoli, i tedeschi, l'84 la Piera Untini, per me l'ha uccisa per territorialità, cioè è ritornato nel paese di origine e ha colpito lì. Anche lì apro una parentesi, perché se io mi metto nei panni suoi e devo andare a colpire a Vicchio, però anche a Vicchio o nel Mugello, diciamo, anche lì devo trovare una coppia da attenzionare, cioè io non ho come prima, come io ho dei riscontri prima delle persone che lui conosce e segue, lì deve trovare una coppia. Quindi è facile che anche lì abbia potuto lasciare delle tracce riconducibili al famoso Rosso del Mugello, perché lì deve trovare veramente una coppia da attenzionare. E poi nell'85, come ho detto a Scopeti, sono come nell'83, sono delitti che lui ha trovato per strada, ripercorrendo la strada che faceva abitualmente per lavoro. Sono così, io la vedo a questo modo. E credo di aver fatto anche le persone che mi hanno aiutato, di aver fatto fino ad ora un discreto lavoro. Poi ora non posso entrare nei dettagli delle cose, perché poi scopri gli altarini. Sta parlando di una persona in vita, e come magari parlano tanti, ma non dici, vuoi dire tanto, non dici niente, però ecco, non è che mi posso limitare a cercare di far capire le cose, insomma, preservando anche e tutelandomi, perché poi insomma, beh, diciamo che non ti puoi esporre più di tanto, via. Non mi posso esporre più di tanto, però un giorno mi piacerebbe che questa cosa venisse fuori e ne potessi parlare liberamente, come facciamo di Salvatore Vinci, non aspettiamo altro, ecco. Diciamo che la strada l'abbiamo un po' intrapresa, è aperta ora, sì, diciamo che la strada è aperta, vediamo e attendiamo sviluppi. Oh, ragazzi, chi di voi ha visto le foto che ho mandato sui gruppi? Che foto? Gli articoli di giornale, dici? Sì. Esatto, Matteo. Sì, avevo intravisto appunto lì, me le ero scaricate, però poi non ho avuto modo di approfondirle, ecco, me le studierò volentieri. Quelle lì sono le foto degli articoli di vari giornali che sono usciti all'epoca, quando io ho fatto la trasmissione insieme al dottor Marcello Catania e insieme all'investigatore privato, di cui una delle due trasmissioni venne sequestrata mentre veniva mandata in onda. Dove si fanno i miei cognomi, eh? Hai visto, Matteo? Sì, ho intravisto, però ancora non ho studiato attentamente tutto il contenuto, quindi diciamo non posso pronunciarmi in un modo deciso e certo, sicuro. Ecco. Ok, bene. Daniele, io non ho avuto modo di leggere. Te li mando via WhatsApp prima possibile. Sì, grazie. Prego. Posso dire una cosa? Non so se Stefano ha finito. No, volevo solo dire una cosa. Sì. In questo mio studio, poi, io non sono più solo, sono coadiuvato da delle persone che mi aiutano, e che se un giorno potrà venire fuori il buono, farò anche i nomi. Perché, ottimo! Quindi, oh, ragazzi, per ora ci metto la faccia io. Abbiamo una telefonata, la prendiamo. Sì. Allora, pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Michela. Sentite? Ti sento male. Anch'io. Ora bene. Un po' meglio. Mi sentite? Sì, dici. Allora, sei? Praticamente, io avevo già chiamato una volta. Sì. Chi sei, scusami? E da dove? Michela. Come? Michela, chiamo da Pavia, zona rossa. Buonasera, dici. Buonasera, allora innanzitutto mi volevo collegare all'appello di Valerio Scrivo. Praticamente è giusto che usiamo le misure restrittive. Sì. Io lavoro in una casa di riposo, quindi ah, okay. Gli anziani sono molto tutelati.
certo, dove lavoro io, e spero che comunque finisca più presto questo incubo. Speriamo. Ma volevi intervenire per la trasmissione o dire solo questo? Sì, per la trasmissione. Allora, volevo fare due domande. Sì. Ragazzi, cercate di far silenzio. Michela. Ragazzi, cercate di far silenzio, perché vi si sente se sfruscicate il microfono o lo manipolate. Pertanto cercate di fare più silenzio possibile. Prego, Michela. Allora, posso fare due domande sia al dottor Scrivo che a Stefano? Certo. Allora, la prima domanda è possibile che questo assassino fosse di Signa? Perché partendo da lì, questa donna praticamente dava scandalo. Sì. Dava molto scandalo. E parli della Locci, ovviamente. Sì. Sì. È possibile che, siccome secondo me, io poi, la mia opinione, secondo me è partito da lì tutto. Quello è sicuro, anche secondo me. Lì. Allora, praticamente, siccome questa donna dava scandalo, è possibile che fosse una persona di Signa che abbia colpito proprio, diciamo... Magari qualcuno che è stato respinto. Allora, poi... Sì. Poi un'altra domanda, posso? Sì, certo. Perché questa donna è stata... Non poteva essere uccisa con uno dei fratelli Vinci? Perché è stata uccisa con proprio con... Beh, lì io ho una mia teoria, però ecco. Un altro discorso. Okay. Sono queste due domande, perché partendo da lì, secondo me... Pertanto, fondamentalmente la domanda a Valerio, suppongo. Ma sì, tutte e due, soprattutto a Valerio, il dottor Valerio, io lo saluto tanto perché per me è grande. È un grande personaggio, Valerio. Grazie. Sì. Grazie. In linea teorica, no, prima volevo dire che Stefano forse stasera... Michela, ti saluto, sì? perché ciao, per liberare la linea, ok? Va bene. Ascoltaci, grazie. Ascolto. Buonasera. Molto, sì, grazie, mi sto mille. Ascoltando. Ciao. Sì. Prego, Valerio. Allora, innanzitutto volevo dire che Stefano forse questa sera ha alzato un po' l'hit parade nostra, forse che siamo un po' più sì, popolari. Sì. Il merito, poi rispondo a Michela, il merito di Stefano, vedi, è che innanzitutto ti dice potrei sbagliarmi, e questo già è un grande merito. E poi, lui non lo dice, ma io lo analizzo, Stefano, lui fa un percorso che ti posso dire da A a D, fa A, B, C, scusami, di A, sì, ho detto bene, A, B, gli manca C, lui sa già cos'è C, lui lo sa già, perché nell'analisi che fa, anche se C lui non riesce a trovarlo perché non ha i mezzi, però suggerisce quale può essere la soluzione, quindi vuol dire che fa un'analisi logica abbastanza approfondita, devo dire. Riguardo a Michela, certo, può venire da Signa, può venire da qualsiasi paese, da Pordenone, da Milano, può venire da qualsiasi posto. Per me non veniva da Signa, penso che venisse da Vicchio, ma non lo posso mica escludere. Certo, poteva anche venire da Signa, perché no? Poteva anche venire da Signa. Sono teorie, però io almeno non credo che abbia ucciso Barbara Locci perché la conoscesse. Qui forse vado un po' in contrasto con Stefano, non lo so veramente se vado in contrasto. Sì, può darsi. Sì. Ecco, perché diciamo siamo allineati, però magari io ho una visione di questo serial killer che non è esattamente quella che diciamo che non corrisponde al sospettato di Stefano, ma questo non vuol dire che io non possa sbagliare e che Stefano... O che io non possa sbagliare. O che tu non possa sbagliare. Quindi, insomma, poi ci confrontiamo su queste cose qui. L'altra domanda però non l'ho capita perché è andata via la voce, non l'ho capita. L'altra domanda che ha fatto Michela. Oddio, non me la ricordo, porca miseria. La seconda domanda? Ha citato i fratelli Vinci, mi sembra. Ah sì, perché non è stata uccisa con uno dei Vinci eventualmente. Esatto, sì. Ma perché se siamo qui a fare una trasmissione sul serial killer solitario, mai entrato nelle indagini e che non ha niente a che fare con i Vinci, noi lo escludiamo, perché se no rientriamo nella pista sarda, siamo di nuovo al punto di partenza. Per noi
Non no, lei chiedeva come mai non è stato ucciso invece con uno dei fratelli Vinci. Esatto. Corretto. Perché per noi quest'uomo ha agito da solo. Comunque rispondi anche tu, Stefano o Matteo. No, io secondo me era lui non seguiva i luoghi, quindi Signa non conta niente, ma seguiva le persone. Quindi i luoghi sono sì importanti fino a un certo punto, quello che conta sono le persone. Quindi andare a vedere chi erano le persone, da dove venivano, e la mia analisi è stata questa. Quindi può uccidere anche una persona a Vicchio, però se poi lei è di Scandicci e frequenta, ecco, per me conta Scandicci, poi non conta Vicchio. E poi per la seconda domanda io dico che ho ucciso in quell'occasione, poi io, questa è la mia teoria, perché c'era proprio Natalino con loro e quindi per me è un rivedere lui da piccolo e quindi uccide la Barbara Locci in quell'occasione, ecco. Anche perché lei che usciva fuori la sera era dal febbraio del 68, prima la sera non usciva e solo negli ultimi periodi si portava Natalino dietro. Però per me è stata quello che ha iniziato, per cui è iniziato il mostro Firenze, è proprio la presenza del bambino. Lo so che vado controcorrente, tanti non sono d'accordo, però questa è la mia opinione. Sì, io trovo logica l'idea di Stefano, nel senso abbiamo un'ipotesi che vede appunto un legame tra l'assassino e le vittime fino al 1982, quindi sarebbe comunque una logica lineare per quanto riguarda i primi duplici delitti. E, diciamo, io su questa possibilità resto aperto, anche se non escludo comunque la casualità, ecco, della scelta della prima coppia, perché era comunque il delitto d'esordio, quindi potrebbe essere stato, diciamo, commesso anche qualche errore da parte del mostro nell'aver individuato una coppia con un bambino. E, insomma, diciamo, qui restano i grossi punti interrogativi. Per quanto riguarda la territorialità, io ho avuto modo di leggere, di ascoltare varie profilazioni diverse a livello territoriale, però ho notato, in base alla metodologia che viene utilizzata, ci sono possibilità diverse di territori. Alcuni per esempio puntano più sul Mugello, altri più sulla Piana Fiorentina, che include anche appunto il comune di Signa, però va detto che lì i comuni e i confini comunali sono molto vicini l'uno con l'altro: Campi Bisenzio, Signa, Lastrassigna, Scandicci, insomma nell'arco di pochissimi chilometri abbiamo 4-5 comuni diversi. E poi c'è un'analisi territoriale del professor Bruno che venne fatto subito dopo i fatti, appena appunto si era conclusa lì la serie dei duplici delitti, e lui addirittura aveva un'altra idea sulla territorialità del serial killer. Pensava più che fosse da ricercare tra Bagno a Ripoli e Pontassieve, e che poi da lì abbia sviluppato il raggio della propria azione a 180 gradi anziché a 360 gradi. Ecco, quindi secondo me dipende anche dalle singole metodologie. Quello. Ma Matteo, Matteo, abbiamo una telefonata, sentiamola, e poi appunto torniamo al famoso discorso di Bagno a Ripoli, perché questo è interessante. Sentiamo chi c'è. Pronto? 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 Pronto, buonasera, sono Deborah da Milano. Ciao Deborah, buonasera. Buonasera, ciao Deborah. Siamo tutti zona rossa. A chi lo dici? Ecco, sentite, un saluto a tutti, in primis a Vera, dottor Scrivo, Matteo, Stefano Mele. Stefano Mele, senta una cosa, Stefano, una domanda, guarda, per lei. Ho una domanda per lei. Allora, questa questione del Natalino, perché Natalino veniva portato con sé dalla madre, mi arrovella da un po'. Adesso ho visto che anche lei ha molto posato la sua attenzione su questo. Potrebbe gentilmente espandere il concetto, per favore?
Io vi saluto così vi lascio parlare, non sto al telefono. Grazie. Volevo Deborah. Solo lanciare la domanda. Ciao Deborah. Grazie. Ciao Deborah. Buona Tieni serata. Dura. Ciao, ciao grazie. Ciao, ciao ciao. Cioè io dico che unisco due cose per quella che è il trauma che può aver subito la persona a cui mi riferisco. Diciamo le gesta della Barbara Locci che erano famose a Casellina e poi alla Strassigna, più unire un bambino, che il bambino io rivedo lui da piccolo, ecco, secondo me, ma poi ho chiesto anche un parere a persone che studiano queste cose e hanno detto che ci può stare che lui si possa essere rivisto in questo bambino, ecco, anche perché io ritorno a dire che quando poi in quell'agosto del 68, quando è stato portato il bambino, è stato portato innanzitutto a vedere un film pseudo pornografico, ora oggi magari non lo è, però all'epoca era, sì, era una via di mezzo, dai. Non era porno, ma erotico, diciamo. Quasi. Sì, erotico, però insomma sì. Era comunque vietato ai minori. Io sono convinto che lui sia la persona che è entrata dentro a vedere se ci fosse stato dei familiari e sia riuscita. Ecco, lui è per me la persona che ha seguito la coppia fino a dentro al cinema, cioè almeno fino a Signa, fino a che la coppia è entrata dentro al cinema, lui l'ha cercati fino a che lui non è entrato dentro. Ecco, per me è lui quello. Poi ho detto, ripeto, posso sempre sbagliare perché qui è veramente difficile, però una ricostruzione per me più logica del soggetto, di come la può pensare, di come la può vedere, è questa. Stefano, te la posso fare io una domanda? Dimmi, Valerio. Ma secondo te questo assassino conosceva Barbara Locci? Conosceva Barbara Locci, esatto, proprio perché conosceva la Barbara Locci e le gesta di Barbara Locci. Ora te sai benissimo a chi mi riferisco, certo, e il perché c'entra Barbara Locci e cosa lui, che rimando può essere per lui. Per questo per me dico è importante la Barbara Locci, soprattutto come prima persona che ha ucciso il serial killer. Quello, vedi, lui non è che come prima persona ha ucciso la Piarontini, una qualsiasi brava ragazza che è stata, cioè, non che la Barbara Locci, no, però aveva una fama, diciamo, che tutti sappiamo, sì. E per quello ti dico che è molto più probabile che sia andata così, perché la prima persona che ha ucciso al femminile è la Barbara Locci. Però Stefano, secondo me il tuo uomo funziona anche se non conosceva Barbara Locci, se non sapeva che Natalina era a bordo di quell'autovettura. Sì, certo, sicuramente, però se devo una definizione la devo dare della cosa, anche certo, se è difficile, certo. Esprimo il mio parere, poi te l'ho detto Valerio, si può sbagliare tranquillamente, però ecco, non escludo che lui sapesse che il bambino fosse nell'auto e che Barbara Locci a lui provocasse un grande odio, questo sono sicuro, ecco. Stefano, quella può essere la sua patologia, sì. Ti posso fare una domanda? Allora, tu dici l'assassino si vede nel bambino, vero? Ho capito bene? Sì, lui si rivede nel bambino. Si rivede nel bambino. Rivive quella situazione. Ok, si rivede nel bambino. Secondo te c'è un motivo perché lui la maggior parte uccide prima l'uomo e la donna assiste a tutto e poi uccide la donna? No, lui uccide la donna, no, lui uccide la coppia, però l'uomo è vero, effettivamente, come hanno sempre detto, viene messo da parte, perché quello che a lui gli interessa nella coppia è la donna. Lui ha attenzione per la donna, perché è giusto per il rimando, almeno per quello mi riguarda, di quello che ha subito. Perciò lui ha attenzione alla donna, però la uccide nella coppia.
Sì, sì, l'uomo viene tralasciato in un certo senso, perché lui si occupa a quello che a lui interessa, la donna. Però vedi, non è un serial killer normale, che no. Io penso sia una cosa unica. Non è un serial killer che rapisce una donna e la può torturare, uccidere, strangolare, violentare. No, lui fa una cosa diversa, va a ricercare quel momento in cui si accoppia con un altro uomo. E lì, anche perché penso che ripercorre e esorcizza quello che lui ha vissuto da ragazzo. Sì, perché io mi sono solo messo nei panni delle donne, no? Devi assistere che il tuo compagno viene brutalmente assassinato e poi sai che non hai via per scappare, no? Esatto. Sei lì. Sì. Grazie. Sì. Abbiamo una telefonata e penso anche di sapere chi è. Pronto? 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 Buonasera, chiamo da Cettina, volevo intervenire in trasmissione, è possibile? Sì, sei in onda. Buonasera. Sì. Buonasera. Alza un po' la voce, ti sento un po' basso. Sì, mi sentite? Buonasera. Sì, sì, ci sei. Niente, sono McBride da Cecina e vi faccio innanzitutto complimenti per questa favolosa trasmissione. Grazie. Niente, poi avevo solo una domanda per Stefano e faccio i miei complimenti a tutti gli altri. Ho seguito solo da un minuto fa, quindi può darsi che sia già stata data una risposta e quindi in questo caso, insomma, chiudetemi pure, ecco. Se lui ha in mente effettivamente un nome e un cognome, e se ha in mente un nome e un cognome, se questa persona è tuttora vivente. Niente, tutto qua. Io la butto giù e attendo le vostre risposte e vi rinnovo i miei complimenti. Perfetto, grazie. Grazie, buona serata. Ciao, buonasera. Sì, certo, è un mente, un nome e un cognome. Questo studio è iniziato da una patologia, ma e poi ho trovato anche a chi corrispondeva, e seguendo proprio le orme e le vicissitudini di questa persona ho ripercorso quello che è stata un po' la vita, sovrapponendola a quella del mostro di Firenze. E sì, questa persona è tuttora in vita, almeno spero ancora sia in vita, ecco. Perché ancora sa, in questo periodo non si sa mai, appunto. Certo. Prego. Scusami, rispondendo un po' meglio a Michela che ha chiamato prima, sì. Noi siamo aperti a tutte le possibilità ovviamente, però escludiamo sia una pista sarda sia i compagni di merenda, perché secondo noi sono piste, come dire, senza alcuna logica, per noi non corrispondono assolutamente nei profili. Per sostenere queste tesi, vabbè, quella dei compagni di merenda è già diversa perché è una tesi ufficiale e quindi devi fare i conti con qualcosa di concreto che c'è, che purtroppo è la verità giudiziaria, quella è infatti la pista più popolare perché quella è quella ufficiale ed è più difficile da combattere perché è quella ufficiale. L'altra secondo me, secondo noi, insomma, proprio non ci sono proprio le basi. Forse, se proprio devo considerare una pista sarda, sono d'accordo con Matteo, quasi quasi preferisco quello di Cannella perché è molto più articolata, risolve tanti problemi, tanti quesiti. Sì, forse ha ragione Matteo, se proprio dovessi abbracciare una pista, io abbraccerei quella di Cannella. Di Cannella, di Davide. Abbiamo una chiamata, sì. Un attimo. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Sono Cannavellino, volevo fare una domanda, se prego. Possibile. Allora, per Matteo, anzi no, per Matteo, per Stefano. Sì. Senti Stefano, io vi seguo da molto tempo, da un po', scrivo spesso pure su WhatsApp. Mi piace questa teoria che hai proposto tu recentemente del serial killer, insomma, solidale, che stai seguendo da un po'. E io faccio riferimento a uno dei tuoi primi interventi, proprio a un convegno di qualche tempo fa, uno dei primi che ho visto, l'ho visto su internet, poi insomma, sì, via, sì, sì. Su convegno, però ho visto
una tua presentazione iniziale al convegno, e sì, tu facesti riferimento a una cosa, quando io ti ho sentito dicesti: io ho iniziato questo studio, all'inizio ho cercato, prima del delitto del 68, un qualcosa di anteriore che era successo nelle campagne fiorentine, sì, tempo prima, e che mi ha messo in allarme. Ma questa cosa era... Io ho detto semplicemente... per una persona per avere questa patologia deve aver avuto un deve aver avuto un trauma, devo cercare il trauma più attinente possibile alla cosa, ecco, e quindi sì, una volta cercato e possibilmente individuato, ho iniziato, e Valerio lo sa, ho iniziato a capire il perché delle cose, ecco, tutto qui. L'ha individuato questo trauma, e questo era un suo trauma giovanile che gli era successo nelle campagne preadolescenziale, sì. Sì, ho capito, insomma. È una cosa brutta che è successa a lui. Ti ringrazio, sì, perché ero curioso sull'origine di questa ricerca che avevi fatto, insomma, gli è successo qualcosa e hai trovato riscontro su questo rosso, insomma. Cioè, io ho trovato riscontro sovrapponendo la sua vita e andando a cercare nella vita delle vittime, ho trovato che lui le conosceva. Per un certo modus operandi, ora che non posso dire, però lui aveva a che fare con le vittime fino all'82. Sì, ho capito, ma questa cosa era successa, che la traumatizzata, era successa personalmente a lui o a un suo familiare? Ora non posso entrare nei dettagli, guarda, volentieri, insomma, potresti fare. C'è qualcosa, insomma, che ha scatenato questa cosa, ti ringrazio. È qualcosa che ha scatenato sicuramente, ti ringrazio, sicuramente a un parente, ecco, della risposta, insomma. Grazie. Spero che arrivi a concretizzare la cosa meglio, insomma, a incastrarla questo. C'è lui, insomma. Speriamo. Ti ringrazio molto. Grazie per la chiamata. Ciao. Abbiamo un attimo. Potrei rispondere velocemente a Valerio riguardo a Cannella, la pista Matteo, di Cannella. Matteo. Sì. Fascia e poi rispondi, ok? Sì, perfetto. Bene. A dopo allora. Due minuti e si torna. Ciao. Bentornati alla Notte del Mistero e diamo di nuovo la parola a Matteo Vinattieri, che doveva fare doveva dare una risposta. Matteo, eccoci. Sì, buonasera. Sì, di nuovo buonasera. Allora, per rispondere a Valerio, volevo dire, riguardo alla teoria Cannella, che secondo me la pista sarda sta in piedi soltanto con un killer multiplo, vale a dire con più di un personaggio che è andato a compiere i delitti. Però nello specifico la teoria Cannella, secondo me, sbaglia nell'individuazione del possibile responsabile del 1968, perché sappiamo benissimo che aveva un alibi di ferro, visto che la confusione che era nata dal test da Antenucci, che doveva confermare l'alibi al personaggio in questione, era nata dal fatto che l'Antenucci, quando andò a deporre dal magistrato Caponnetto, era un sabato mattina, ma lui pensava fosse venerdì mattina. Vero, nel conteggio ritroso venne fuori martedì sera anziché mercoledì sera, come doveva essere. Però Caponnetto giustamente fece mettere a verbale il lapsus, chiamiamolo così, sul giorno settimanale del test, e da lì è venuto fuori poi la ricostruzione corretta di quello che era l'alibi, insomma, del personaggio. Quindi la teoria Cannella, secondo me, è l'unica che può far stare in piedi la pista sarda, ma con un autore diverso per il 1968, ecco, visto che comunque l'alibi, secondo me, è acclarato e corretto. Non solo, posso parlare, Matteo? Prego. Infatti, anch'io la penso come te, che sul 68 non sono d'accordo con Cannella, cioè, in linea teorica, ma potrebbe benissimo essere stato quello del 74 ad aver ammazzato anche nel 68, perché quello un alibi non ce l'aveva, o almeno aveva un alibi molto più debole di quello di Salvatore Vinci. Però perché è migliore la teoria di Cannella rispetto alla teoria
torrisiana, chiamiamolo così, di Salvatore Vinci, perché Cannella almeno ti dà una soluzione della, dell'altezza del, dell'assassino del 1983, perché è inutile che mi viene a dire che era 1,60 m l'assassino. Quell'omicidio ti dimostra chiaramente, e puoi dire tutto quello che vuoi, ma ti dimostra chiaramente che deve essere almeno 1,80. Poi se vuoi far salire i dati, se vuoi farsi, puoi fare quello che ti pare e piace. Però in questo caso sembrerebbe proprio che l'altezza dell'assassino è anche nell'84. Perché nell'84 dice, ma che ne sappiamo che, le, che quelle ginocchiate erano del mostro di Firenze? È vero, non lo sappiamo, ma che ne sa che non fosse, ma potevano certo. anche essere del mostro. Esatto. Poi tra l'altro sarebbe un errore da, da principianti, insomma, chi andasse a fare il sopralluogo degli inquirenti, lasciare l'impronta del proprio ginocchio lì su, sulla fiancata della panda, ecco, secondo me, ecco, un errore troppo grossolano, ecco, per essere imputato agli inquirenti. Matteo. Però sì. considera anche te sei nel buio totale, perciò ci sta che in un movimento tu possa lasciare una traccia, capisci? Sì, questo non può essere escluso, però insomma, penso la prima cosa che insomma, viene distinto da fare per chi fa quel tipo di lavoro è quello di evitare di appoggiarsi a, alla scena del crimine, in questo caso l'automobile. Ma ogni tanto però... qualcuno gli errori, cioè il tipo certo, in questione gli errori di questa è stata tutto un errore, insomma, dall'inizio alla fine, ecco, questo è vero. Abbiamo una chiamata, sentiamo un attimino. Infatti ci sono diversi errori che ha fatto il mostro, non è che sarebbe l'unico errore. Bravo Valerio, esatto. Abbiamo una chiamata, arrivo. Pronto? Pronto, pronto, ciao, sono Diego. Ciao, Diego, buonasera. Salve, aspetta, Diego. Chiudo, ecco, ho chiuso la radio. Bravo, il mio amico pernacchiatore, il mio pernacchiatore preferito. Certo, sì. sono in radio? Sì, sei in onda. Ah, bene, beh, allora ciao a tutti, ciao a Valerio, chiaramente. Ciao, Diego. Ciao, dunque io volevo sapere questo, no? Volevo magari che tu facessi un riassuntino sul perché tu pensi, come penso anch'io, che il mostro era del Mugello. Un riassuntino non è facile, caro Diego, perché ho fatto un profilo geografico che mi porta a pensare che fosse del Mugello. Soprattutto me lo fa pensare però il 74. Perché il 1974, al contrario del 1968, nel 1974 tu hai proprio la presenza del mostro sulla scena del crimine, sulla scena dopo che è avvenuto il crimine. Sì. Quindi era lì quando i cadaveri dei ragazzi sono stati scoperti, perché lui poi ti fa la famosa telefonata per farti trovare la borsetta. Ovviamente come fa l'assassino a sapere che la borsetta non è stata trovata? Come fa a sapere? Non è che la prende dai giornali, perché quest'anno quando vengono scoperti i ragazzi la notizia verrà il giorno dopo, certo. Ma la borsetta viene trovata il giorno stesso in cui sono stati trovati i ragazzi, quindi questo sembra quasi che sia lì a osservare, a vedere cosa fanno le forze dell'ordine, non individuano la borsetta e lui si premunisce di fargliela individuare. Però Valerio poteva sì. esserci anche se aveva sì. un'abitazione lì, giusto? Certo, sì, poteva essere come dici tu. Poi anche come è stata uccisa la Pettini, che dimostrerebbe una conoscenza di questa povera ragazza, perché ha ammazzato la Pettini. Se fosse stato l'ultimo omicidio invece del secondo, allora potrei dire, guarda, è impazzito, si è completamente scompensato, da organizzato è diventato disorganizzato, perché i serial killer si possono disorganizzare nel corso della loro carriera, Ted Bundy lo dimostra per esempio, ma no, questo è il secondo delitto, è il delitto più sporco in qualche modo, nel senso che lui si macchierà tantissimo di sangue, poi avverrà anche nell'85, ma nell'85 perché gli scappa la vittima. Certo. Nell'84 la vittima non gli scappa affatto, lui infatti, la immobilizza con due colpi di pistola da tenere presente, quattro coltellate, sì, poi non solo, la mette in posizione degradante, prende questo tralci di vita e glielo impila in vagina, insomma sì. dimostra chiaramente di avere, come dire, un qualcosa di personale, ma non per personale nel senso che avesse che la Pettini gli abbia fatto qualcosa, forse certo. nella sua mente,
Forse nella sua mente. La borsetta, no? La borsetta fu trovata, mi pare, in mezzo al campo, diciamo non vicino alla strada. Circa 100 metri dalla strada. Ah, quanto, Valerio? 5 metri. 5 metri. 5 metri. Ah, vabbè, 5 era una metri. Borsetta. Allora, il corpo della Pettini 5 metri, la borsetta circa 300-400 metri nel campo di Gran Turco. No, ma ecco, quindi proprio molto addentro al campo di Gran Turco. No, a 5 metri è stato trovato. 5 metri. 5 metri dal ciglio della strada, sì. Sì, e pare sì. Che ce l'abbia buttata, perché c'è una piccola ammaccatura di questa borsetta che corrisponderebbe a una pianta di mais che pare che si sia rotta proprio lì dove era la borsetta. Non la potevi vedere la borsetta, non c'è niente da fare. Non la infatti i carabinieri lo fanno, il percorso, non la trovano e gli arriva questa telefonata anonima. Io credo che neanche un passante poteva vedere questa borsetta. E poi volevo sapere, chi ce l'ha messa la poteva... Certo. Dimmi. Dunque, volevo sapere cosa ne pensi della teoria dei pensieri di Blasco, che in effetti mi sembrano molto, cioè, molto intelligenti, che probabilmente il mostro proveniva guadando i corsi d'acqua. No? E, diciamo, Blasco diceva che nel delitto, ad esempio, di Pierontini, lui probabilmente arrivava dalla Sieve, che quella volta era alta soltanto 5 centimetri. Non potrebbe darsi che sia successa la stessa cosa anche nel 74? Però nel 74 la Sieve si trova dalla parte della borsetta, io penso lui sia venuto dalla parte opposta invece. Per questo lui butta la borsetta, come vuole indicare una via di fuga. Io penso che lì sia stato un po' preso dal panico lui, e indica una via di fuga falsa. Se non sbaglio la Sieve è proprio dalla parte della borsetta. Nell'84 invece io credo che, come dice Stefano, anche sia un delitto territoriale, cioè un'occasione. Io credo che lui stesse dietro a questa coppia. Sì, è stato casuale, probabilmente li ha visti entrare, ha detto adesso li aggiusto io subito. Questi sporcaccioni, probabile. Come, Diego? Sì, cioè, metti il caso, no? Supponi che fosse dietro a loro in macchina. Sì. E oltretutto l'ora era anche abbastanza presto, no? Saranno state circa le 9:30, magari aveva finito di mangiare, chissà, chi lo sa, no? Si trova questi davanti in macchina che a un certo punto tac, svoltano e vanno dentro a questo posto nascosto, la boschetta. Allora questo gli prende una rabbiatura e dice: ah, questi fornicatori vilissimi, adesso li aggiusto io. Sì, no, si è andata così. Poi se lui, non credo che una volta individuata la coppia lui faccia molti chilometri, penso che la parcheggi più o meno a una certa distanza ovviamente, però poi ritorna subito indietro. Io credo che i ragazzi dell'84 siano morti subito dopo essere arrivati lì, hanno messo i sedili in modo comodo che potessero stare, infatti erano ancora parzialmente vestiti tutti e due, mi pare. Sì, infatti quindi, fondamentalmente lui entra in azione, invece nel 74 no, sono completamente nudi tutti e due. Sì. Quindi lì dunque, è arrivato. Che ne pensi della telefonata di quell'ipotetico sedicente Farini? Ecco, mi pare di ricordare, ma correggimi se sbaglio, che lui e che questo Farini avesse detto: venite a vedere che c'è un incidente. Ecco, aveva detto l'incidente ipotetico e poi non c'era, era Saginale, mi pare, o sbaglio? Era Saginale, sì, era Saginale. Può darsi che qui è difficile, perché allora la mia idea è questa, però non so quanto possa essere valida, è solo una teoria che, devo dire la verità, non è neanche mia, ma di Emanuele Sant'Andrea, se ne parlava insieme. Lui ha detto, secondo me lui aveva una difficoltà a rientrare a casa, doveva rientrare, ma forse c'era un'autopattuglia che gli impediva il ritorno. Esatto. Allora lui che fa? Chiama i carabinieri, dice che c'è un incidente, ma non dice che ci sono dei feriti, anzi, si premurisce di dire che non ci sono dei feriti, perché secondo me a quel punto, invece di partire i carabinieri, forse partiva l'ambulanza. Allora, arrivata l'ambulanza, forse prima dei carabinieri, l'ambulanza avrebbe chiamato i carabinieri, avrebbe detto: qui non c'è nessuno, e la pattuglia sarebbe rimasta dove doveva stare. Certo. Quindi potrebbe essere questo il motivo per cui questo sedicente Farini chiama. Sì, no, indubbiamente, chiaramente sono tutte illazioni. Insomma, certo, l'illazione che è venuta in mente a me era il pensiero a ruota libera,
era che magari lui abitava a Saginale e voleva godersi lo spettacolo di questi carabinieri che venivano a perdere tempo, però chiaramente insomma, può essere che lo dici tu. Ecco, e l'altra domanda, diciamo l'ultima, no? Allora, nei colloqui che abbiamo avuto tramite Facebook, tu mi dicevi, allora io ero per il mostro di Saginale, no? Tu invece sì. dicevi, ma io penso che sia di Vicchio. Ecco, sì. mi spiegheresti il perché? Cioè da cosa deduci, che ragionamento fai? Allora, facevo questo ragionamento per via della borsetta che ti dicevo, perché la borsetta è in direzione Saginale, e se lui voleva dare una falsa pista... sarebbe, io penso che lui sta dalla parte opposta. E anche per quanto riguarda questa telefonata dell'84, io mi sono un po' studiato da dove potevano venire i carabinieri, se potevano venire dalla Saginalese oppure potevano venire da, ora mi ricordo se era una statale all'epoca, e a me sembrava che se proprio dovevano venire venivano più dalla statale, cioè io credo che questi, ora un ragionamento che ho fatto con Emanuele, avevo degli elementi che ora sinceramente così non me li ricordo, però ho pensato che forse era più potevano essere più sulla statale. Avevo anche fatto il percorso che avrebbe potuto fare l'ambulanza e comunque era sempre la statale ad essere impiegata, quindi ho pensato lui ti blocca tutto a Saginale, intendo un abitato di Saginale, quindi lui lì c'ha la via libera. Ecco, però sì. può darsi che mi sbagli, Diego. Ah, beh, no, ma chiaro, ma sono soltanto pensieri nostri, ruota libera. Ecco, certo. Secondo te, allora, praticamente, no? Allora, 68, vabbè, è il delitto, poi passano 6 anni, 74, poi passano altri 7 anni, arriviamo all'81, e lì comincia una vera e propria scia di sangue, una sfilza incredibile che finisce nell'85. Sì. Allora mi sono chiesto, ma non è che nell'81... questo mostro ha avuto un grosso trauma? Certo, secondo me sì, il fattore di stress lui l'ha avuto nell'81, non sappiamo quali sia, perché non è che gli è morta la madre, ma l'escalation sarà legato a un fattore di stress. Scusami Diego, c'è un'altra cosa che mi fa pensare che lui sia del Mugello e non sia di Signa. Il fatto che, quello come dice Stefano, lui ha deviato le indagini dal Mugello a Signa, perché credo che l'indicazione può averla dato solo l'assassino. Andate a vedere perché questo, perché mi hanno detto alcune persone che io ho sentito nel Mugello che quando c'era un delitto del mostro nell'81, quindi sto parlando, andavano a chiedere ai testimoni del 74 l'alibi. Quindi ho pensato questo. Ora non ti posso dire la fonte, non ti posso dire perché non mi ha autorizzato tutto qua. Certo, certo. Però mi fa pensare che l'assassino quindi sapesse che se ci fosse stato un altro delitto andavano comunque a vedere cos'era successo nel Mugello nel 74. Lui sa che tutti i delitti che compie, siccome l'origine è quella, allora io ti sposto l'origine a Signa. E infatti gli è riuscito. Io penso sia stato solo un tentativo da parte del mostro, ma gli è riuscito. È andata bene, perché l'attenzione dal Mugello si sposta su Signa, io penso che lui con Signa non abbia niente a che vedere, e quindi poi è libero di compiere tutti gli omicidi che vuole, 83, 84, 85, perché tanto questi sono fissati sulla pista sarda, finché non arrivano però i criminologi e fanno le loro interviste e la pista sarda comincia a cadere, perché Francesco Vinci viene liberato, i cognati di Mele e il fratello di Mele vengono liberati, Salvatore Vinci secondo me non è un problema per il mostro, il problema è il controllo del territorio a quel punto, sì. perché lui si rende conto che c'è un controllo del territorio che prima non c'era. Certo. Lo apprende dai giornali, perché le sue fonti sono i giornali. Tu hai fatto una ricerca su fatti particolarmente strani e di sangue avvenuti prima del 68? Sì, cioè, la stiamo facendo. E hai trovato, io sai bene che ho trovato una cosetta, e tu hai trovato sì. qualcos'altro? Io ho trovato quello che ha trovato Stefano. Ed è la stessa cosa che ho trovato io? No, non è la stessa cosa che hai trovato tu. Ho capito. Però ragazzi, così mi confondete. No, non possiamo entrare nel particolare. Ora, se lui ci vuole entrare, io possiamo approfondire un pelo, ecco. Va bene, no, ma comunque diciamo, sono contento di aver riportato un pochettino il discorso lontano dai sardi, perché
perché veramente, insomma, non se ne poteva più. Però Diego, ti devo un po' deludere, perché poi invece qualche cosa la dovrò dire su questo. Va bene, insomma, no, comunque, insomma, si è parlato un pochettino del tuo pensiero, anzi il nostro pensiero sulla pista, diciamo, del serial killer ignoto e probabilmente Mugellano. Io adesso lascerei libero il telefono, certo. Perché va bene. Io sai cosa escludo, Diego? Sì? Può essere stato sulla statale, come può essere lui forse abita, secondo me ci abita tuttora, potrebbe abitarci qualche genitore, sia su, diciamo, sulla Saginarese che sulla parallela. Non è che se non trovo niente sulla parallela non vado sulla Saginalese, io ci vado comunque sulla Saginalese, perché per me potresti avere ragione tu. Sì, lì, insomma. Escludo il paese, però. Io non penso che lui abitasse nella città di Vicchio, nel paesino di Vicchio, perché penso che aveva bisogno di una casa più isolata. Pure, sì, isolata, sì. Sì, perché aveva problemi, anch'io, secondo me, a scendere dalla macchina. Lui che ne sa, magari si cambia, perché sicuramente si cambia, ma non può essere sicuro al 100% che non ha macchie di sangue addosso, oppure se ne va in giro con questo brussone, con questi feticci. Io credo che lui abitasse in una casa isolata. Sì, penso anch'io, una casa di campagna, sì. Sì, da quelle parti. Sì, va bene, ciao Valerio, allora... Ciao Diego, grazie. Ciao a tutti. Allora, grazie Diego. Ci si vede quando finalmente potrò uscire dalla mia reclusione. Qui nell'Otisano. Anche noi. Anche voi, adesso siete anche voi imprigionati. Ma sai, io sono artigiano, perciò mi tocca lavorare. Accidenti. Va bene, vi saluto. Ciao a tutti, ciao Diego. Ciao. E se posso, volevo aggiungere un'altra cosa sulla possibilità che il serial killer fosse Mugellano, che forse è anche quella più importante, che dopo il delitto degli Scopeti, la famosa busta con contenenti feticcio con destinatario Silvia Della Monica della Procura della Repubblica di Firenze venne imbucata a San Pierassieve, e dalla piazzola di Scopeti occorrono circa 3/4 d'ora per arrivarci tramite l'autostrada, alcuni minuti in più addirittura percorrendo la viabilità ordinaria. Quindi secondo me da Scopeti il mostro rientrava nel Mugello e o subito dopo, oppure con calma anche la mattina successiva, può aver imbustato questa lettera da San Pierassieve, perché magari era un centro nelle vicinanze della sua abitazione. Ecco, perciò chi risponde? Valerio? No, forse Stefano, non so se Stefano. No, io dico che secondo me, su quella che è la mia teoria, lui essendo di Scandicci. Ah, proprio di Scandicci. Lui sì, di Scandicci, eccoci, avendo una seconda. Perciò abbiamo un punto di riferimento, intanto. Sì, sì. E avendo una seconda abitazione in Mugello, lui è andato come abitualmente andava il fine settimana in Mugello. E se guardi dove è stata imbucata un po' la lettera, diciamo è di strada, non troppo, come ho detto l'altra volta, non troppo lontano, un po' lontano da Scandicci, un po' lontano da Vicchio, diciamo siamo un po' nel mezzo, depista bene, lascia la busta e va a casa, ecco. La famosa comfort zone. Sì, io penso comunque questa lettera, io penso che lui l'abbia confezionata in poco tempo dopo il delitto degli Scopeti. Quello sì, lui ha ammazzato, sì. Poi magari questo ne parlerà meglio Matteo. Comunque la busta secondo me è stata spedita o nella notte fra sabato e domenica o nella notte fra domenica e venerdì. Prima no, perché fino a mezzogiorno di sabato questa lettera non era presente. Esatto. Quindi l'hanno trovata la mattina di lunedì. Esatto, sì. È stata messa in quella buca delle lettere dopo mezzogiorno di sabato, quindi da mezzogiorno, esatto. Diciamo alle 8, non so a che ora hanno preso la posta il lunedì, da mezzogiorno alle 8 qualunque momento può essere buono per imbucare questa lettera. Però uno dice, ma se questa era del Mugello e non voleva portare attenzione sul Mugello, perché mette questa lettera proprio nel Mugello? Io penso che qui subentra un po' il narcisismo patologico, che prende questi serial killer
sia per libidine sia quelli sadici sessuali, insomma i serial killer sessuali, perché a un certo punto entrano nell'ottica di sfidare le forze dell'ordine, e questa è una sfida molto forte, perché lui la mette a San Pierasseo, forse anche costretto a metterla lì un po' per quello che dice Stefano, magari lui si trova, gli viene più, certo non la mette a Vicchio, la mette a Borgo, la mette un po' più vicino all'autostrada, un po' più distante, ma forse è costretto a metterla lì. Se lui vuole fare questo, deve mettere la lettera per forza lì, non ha altre possibilità, forse perché ci sono poche ore, tra un, magari deve tornare al lavoro, non ha altre possibilità, però lo vuole fare, ha deciso di farlo. Secondo me questa lettera lui l'ha confezionata nella domenica, diciamo nella notte fra domenica e lunedì, non poteva spedirla più lontana, doveva per forza metterla lì, e l'ha messa nel posto diciamo un po' più distante, forse magari un luogo dove lui ci andava a lavorare, o come dice Stefano, forse era un percorso che lui comunque avrebbe dovuto fare. Insomma, preso da questo narcisismo patologico, sì, lui questa cosa l'ha fatta. È stato un grosso errore, questa lettera è stato un errore, purtroppo è un errore del quale le forze dell'ordine non si sono minimamente resi conto, perché ti stava dando un'indicazione ben precisa, come ha detto Matteo, che lui poteva, caspita, poteva essere del Mugello questo, ma siccome ormai si era catalizzata l'attenzione su Signa, e si è catalizzata fino a, si può dire, ancora oggi si parla di Signa in qualche modo, e quindi insomma, l'ha fatta franca. Quindi, forse sul delitto voleva parlare Matteo, credo. Aspetta, Vera? Quindi Valerio, tu escludi che lui magari è andato a posto in un luogo per spedire questa lettera, per non lasciare nessuna traccia, per portare gli inquirenti in una... Non era un depistaggio la lettera era una sfida delle forze dell'ordine, ma non era un depistaggio. Assolutamente sì. Ok, mm-hmm. Grazie. Matteo? Sì? Eccoci, vai. Sì, no, dicevo appunto, questa lettera a mio avviso rafforza questa territorialità col Mugello, diciamo diretta o indiretta tramite la seconda casa, perché non ha senso, insomma, se il serial killer fosse stato della Piana Fiorentina o anche di San Casciano, recarsi dagli Scopeti a San Pierassieve e poi tornare addietro, oppure dalla propria abitazione se fatto in un secondo momento, ecco, per spedire questa lettera. Riguardo agli Scopeti, appunto, ora non so tra quanto andrà in onda la pubblicità, avrei cercato un po' di ricostruire la datazione sulla base delle varie perizie. Allora, si va, Matteo, si va ora in fascia? Perfetto. E poi vi faccio una domanda a tutte e tre. Sì. Ok? Sì, perciò sì, fascia e torniamo. Perfetto. Bene. A dopo. Ed eccoci tornati in diretta con La Notte del Mistero, abbiamo Matteo Vinattieri, Valerio Scrivo e Stefano M. Eccoci qua. Eccoci. Ci siamo? Ho una domandona però, di quelle grosse. Ma secondo voi, l'assassino ovviamente, è andato a spedire la lettera vicino a casa di Anzi, a un sì, diciamo la residenza che non sapeva fra virgolette nessuno della Monica, del magistrato della Monica, sapeva che stava lì, però abbiamo una telefonata, rispondetemi dopo un attimo. Pronto, buonasera a tutti ragazzi, sono Grande Francis. Buonasera Francis. Buonasera a tutti. Vi chiamavo soltanto per un saluto. Non riesco a seguire la puntata per problemi miei di connessione, ma ho intercettato degli escerti. Ho sentito parlare la Vera, ho sentito parlare Diego e Valerio. Mi fa piacere che ci sia anche questa convergenza. La puntata su Serial Killer Unico, avrei voluto seguirla interamente e confido di ascoltare quando la metterete sul tubo, almeno la riprendiamo, perché ne ho persa buona parte. Niente, ne volevo solo salutare. Francis, sarà anche Francis, ho fatto un invito, sarà io poi anche lunedì. Come? Sarà ho replica. Fatto un invito io. Ah, ecco. Poi spero che tu senti la voce. Fatti che te lo giro a voce. Ragazzi, Valerio, ciao Valerio, come? Ti ho fatto un invito all'inizio, quando ho cominciato a parlare. Mi hanno accennato, non ho sentito. Me lo puoi ripetere?
Ho detto ti ho fatto un invito. Sì, sì. Spero che tu, il giorno in cui ti chiamerò per aiutarmi nella ricerca storica di questo serial killer solitario, ci sarai con me. Perché ma tu, caro Valerio, hai la capacità di non legarti a una tesi e basta. Tu hai per quanto io la mia ce l'ho, ma assolutamente lo sai come sono. Io collaborare con te è sempre un onore e sai anche che è una collaborazione sincera. Io collaboro per il Serial Killer 1 quando lavoro con te, volentierissimo. Va bene, mi servi tu come storico. Guarda, mi onori Valerio, mi onori e con immenso piacere, quando vuoi sono a tua disposizione. Guarda, con immenso, sai quanto ti devo, quindi con immenso piacere Valerio, a tua disposizione. Ma anch'io certamente devo a te. Come? Anch'io devo a te. No, non credo, ma ecco, io mi sento, ricambierò più che volentieri, anche perché poi ti dico, più studiando, la prospettiva del serial killer unico è corposa, è seria, come ti avevo scritto qualche giorno fa, sui primi quattro delitti che sto studiando, sì, per questo vi ascoltavo, mi fa piacere anche Diego, vi trovate con Diego su questa posizione, sì, no? Sì, siamo allineati. Mi fa piacere, io vi seguo, cazzo, spero di riuscire a sentire la puntata, ma va e viene. Comunque Valerio, basta che convochi, te fai un fischio e io sono al tuo servizio, con immenso grazie, piacere. Grazie. Io ti saluto a tutti. Come? Un record che non mi sono ancora preso una pernacchia da dietro. Quello è. Certo, vabbè, siete allineati. Perché se me la devo fare, me la fare. Sei l'unico risparmiato, le abbiamo prese a 360 gradi. Dal grande Diego che sarà nel prossimo documentario con te, con Zanetti, con Blasco. Guarda, cazzo, bellissimo, veramente. Vi abbraccio e vi saluto. Era solo un'incursione, scusate se non volevo proporre niente di tematico. Un abbraccione a tutti e sono con voi nello spirito in questi giorni un po', insomma, inquieti. Un grande abbraccione, ragazzi. Francis, un abbraccione. Ciao Dani, un abbraccione forte. Ciao a tutti, ciao Riccardo, ciao Vera, ciao a tutti gli ospiti. Ciao a voi, ciao, ragazzi, Francis. Ciao Matte. Ciao. Daniele, non mi ricordo più la domanda che hai fatto. vabbè, ci sta. Dicevo, ma secondo voi, no? Tutte e tre, ma il mostro di Firenze sapeva che Della Monica stava nella zona dove lui ha spedito la missiva? Domandona. Posso rispondere io e poi gli altri? Certo, oppure... vai. Secondo me Silvia Della Monica non è che fosse, come dire, una persona che lui non conosceva o che a San Pierastivo non conoscesse. Era una persona che è apparsa, non mi ricordo se era in TV, però sui giornali c'era Silvia Della Monica. Sì. Poteva sì, anche essere una località segreta. Io penso che tanto e lo era, in teoria lo era. A meno che questa donna non uscisse mai di casa. Poi non so se aveva una scorta, io questo non lo so. Però siccome il mostro di Firenze è il mostro di Firenze, quindi è legato molto, cioè sa tutto quello che gli succede, lo apprende dai giornali, forse sapeva che Silvia Della Monica era lì, perché certo lo poteva sapere secondo me. Ripeto, Silvia Della Monica non era un illustre sconosciuto, era una persona che appariva sui giornali, quindi io credo che qualcuno di San Pierastiero sapesse benissimo chi fosse la Della Monica. Quindi per me poteva saperlo, come poteva non saperlo? Per me non è un elemento dirimente, ecco, questo che conoscesse o meno la residenza della Monica, anche perché non era proprio lì dove c'era la cassetta della posta, ma era a un paio di chilometri di distanza da quello che mi sembra di aver capito leggendo i vari giornali, i vari articoli. Matteo, non lontanissimo comunque. No, comunque un paio di chilometri di distanza c'erano, nel senso, secondo me San Pierastieve comunque era uno snodo da cui il mostro doveva transitare per rientrare nel suo mugello, o come residenza principale o come seconda casa, e probabilmente ha deciso lì di lasciare la lettera, perché magari quella cassetta si trovava proprio lungo la strada che doveva percorrere, com'è, insomma, la strada che proviene da Firenze. E anche venendo dall'autostrada, poi facendo Barberino, Capaggiolo, poi ci si arriva di lì, ecco, per andare poi all'interno del Mugello. Però quindi, secondo me non è dirimente, ecco, questo fatto, anzi rimane curioso il fatto che poi le famose lettere, le copie delle lettere dell'anonimo fiorentino nell'ottobre 94 vennero poi fatte rinvenire dentro una cabina telefonica sempre lì
nello stesso San Pierassieve, ecco, nelle vicinanze di quella cassetta. Ora la cabina non esiste più, è stata rimossa, come del resto la famosa cassetta. Però ecco, probabilmente quello doveva essere uno snodo per il mostro. Premetto ovviamente che io attribuisco le lettere dell'anonimo fiorentino al mostro di Firenze. Ah beh, sì. Se non lo sapeva, ha avuto una grande fortuna quest'uomo, e può darsi, perché se voleva terrorizzare la Della Monica, casualmente è riuscito a terrorizzarla ancora di più, perché se lei stava lì e la lettera viene imbucata lì, lei che ne sa se quest'uomo in qualche modo la osserva, la studia. Io penso che Silvia Della Monica abbia avuto una bella paura, proprio perché viene. Io non so se in quel momento lei era a San Pierassieve, però se quando giunse la lettera lei era a San Pierassieve oppure era fuori sede, questo non lo so, cioè era fuori da questo comune. Ma da quel che ho letto io, sì, era ancora lì, eh. E allora pensa tu, ti arriva una lettera del mostro di Firenze, appunto, a 2 chilometri da dove stai tu. Io credo che, anche se era un magistrato, se l'è fatto un po' addosso, presumo. Sì, lei aveva già abbandonato il caso, ricordiamocelo. Sì, dall'82, giusto? Esatto, che non indagava sì, più direttamente. Peggio ancora, perché se fosse stata ancora titolare di questo caso si poteva capire, ma se io ti scrivo una lettera e non sei più titolare, allora vuol dire proprio che nei miei confronti c'è qualcosa che va al di là del fatto che io sia stato meno titolare di questo. Era presa di mira perché è donna. Sarei proprio con me, sì. Eh sì, come donna, non come magistrato. Però c'è anche da dire che le lettere dell'anonimo fiorentino, che personalmente attribuisco al mostro, lì il bersaglio simbolo era il procuratore Vigna. Ovviamente non era più la Silvia Della Monica, era cambiato completamente il contesto, sia però, a livello... Però anche Vigna di San Pierassieve. Di Borgo San Lorenzo. Ah, c'è, hai ragione, scusami. Sì, sì, comunque insomma le distanze lì sono... E sono relative, Relative, sì. Ma Stefano che dice? No, per me non lo sapeva. Non lo sapeva e lui ha fatto soltanto... la strada che faceva abitualmente da Scandicci a Vicchio, e ha depositato lì la lettera per comodità e per strategia, anche perché, come dicevo prima, poi magari può anche aver saputo che lì aveva una seconda casa, però secondo me è proprio un fatto di comodità e di strategia, di dire non la metto, se io parto in macchina con questa busta, si affaccia all'autostrada o faccio una strada normale, San Pierassieve è il luogo ideale dove depositare la lettera, ecco. Perché se l'avessi messa a Vicchio, a Borgo San Lorenzo, mi sarei avvicinato troppo, se l'avrei messa a Scandicci o nelle zone limitrofe avrei attirato l'attenzione su quel luogo, quindi San Pierassieve è una zona neutra, una zona che... è una zona intelligente dove poterla mettere. Stefano, che percorso faceva secondo te lui? Me lo sono chiesto tante volte. Poteva fare... Ma in che senso dici? Cioè di strada. Te dici da Scandicci, perciò... Allora, i luoghi dove ha commesso l'omicidio sono molto vicini a casa sua, quindi... nella zona, diciamo, dal fine Scandicci, dove si affaccia poi alla campagna, sono tutti lì, distanza massima e Scopeti e anzi Baccaiano sono quasi 20 minuti, ma quando poi lui ha dovuto colpire nel 74 a Vicchio non ha fatto le scissioni, però nell'84 quando, per ritornare al discorso di prima, sì, ha fatto le scissioni sulla povera Pierontini, e a quel punto che ha dovuto percorrere la strada a ritroso e quindi fare 60 km c'è stata la telefonata del Farini. Questa è l'unica cosa, aneddoto, l'unica volta che lui si è dovuto allontanare, portare queste cose lontano per 60 km, cavolo, c'è stata questa telefonata. 60 km non sono pochi, eh? Esatto. Perciò... E lì in quel caso doveva percorrere tutti quei chilometri, secondo appunto
questa ricostruzione, qualora fosse responsabile questo personaggio di Scandicci, perché essendo domenica sera, immagino il lunedì, il giorno dopo, doveva tornare a Scandicci per il lavoro, insomma. Sì, esatto, anche perché, come si diceva prima, anche se ne avevo parlato anche con Matteo, cioè se te vuoi la zona libera, ora perché non sapete dove abita, ma se vuoi la zona libera, tranquilla, per ritornare a casa, devi farti spazio, ecco, in quell'occasione magari ci sarebbero state forze dell'ordine che cercavano, abitanti, parenti, tutti cercavano la coppia, poi magari è stata trovata prima, perché uno sapeva dove andavano a fare l'amore, però ecco, lui non lo sapeva, poteva pensare che questi ragazzi fossero stati cercati per ore ed ore ed ore e la gente circolava. Con lui questa cosa magari gli poteva dar fastidio, una persona che a una certa ora va via e magari voleva lì la zona libera, ecco. Quindi secondo te lui non ha nemmeno una mente molto complicata? È abbastanza... No, una persona, quello che dico io, è una persona semplice che apprende le notizie da quotidiani, non c'è nessuna conoscenza della cosa tramite questura o magistratura, conoscenze, no, è una persona che si tiene informato, perché sicuramente è una persona che ritiene un foglio di giornale del 68 nell'82, evidentemente che segue con molta cura e particolarità le sue vicende, però ecco, apprende dalla stampa. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, intanto ci saluta tutti il buon cioè nickname Albert Sparrow, che saluta tutti qua in onda. Perciò avanti. Grazie, avanti con Grazie. Chi? Ma scusate, vi state facendo i spaghetti nel frattempo? Io sento un mar di rumori sottofondo, un casino, vabbè. Davvero? Però Valerio. No, stava parlando Matteo veramente. Ah sì, Matteo, scusami. Sì, diciamo, io avevo cercato un po' di ricostruire la data esatta del delitto degli Scopeti, ecco. Visto, ah già, la famosa retrodatazione. Come? La famosa retrodatazione. Retrodatazione, sì, esatto. Vai. In quanto, diciamo, per quanto riguarda la verità giudiziaria, il delitto è avvenuto la sera della domenica 8 settembre dell'85, in quanto c'è stata appunto la confessione di Lotti, che si autoattribuiva appunto il delitto assieme agli altri compagni di merende. Sì. La testimonianza di Lotti poi era suffragata anche da altri testimoni, come appunto la Ghiribelli, che sosteneva di aver visto la sera dell'8 settembre l'automobile di Lotti lì agli Scopeti. Questo, diciamo, era il quadro a livello giudiziario, appunto con la confessione anche di uno dei protagonisti. E c'era a supporto l'esame del medico legale professor Maurri, che sosteneva che il delitto degli Scopeti fosse avvenuto nettamente prima della mezzanotte tra l'8 e il 9 settembre 85. In base appunto all'esame che era stato condotto sui cadaveri. Va detto però che già nel momento in cui venne effettuata l'autopsia dal professor Maurri nei giorni successivi, sì, al esatto, ritrovamento del cadavere, c'era il professor De Fazio che elaborò un proprio elaborato, che in questo elaborato il professor De Fazio era in disaccordo con lo stabilire la data dell'8 settembre, e lui la riportava al giorno precedente, sabato 7 settembre. Questa, diciamo, contraddizione tra i due periti però in tribunale venne risolta a vantaggio della perizia del professor Maurri, perché c'era appunto questa testimonianza, questa confessione, diciamo, di Lotti, e questa testimonianza indiretta della Ghiribelli, che sosteneva di aver visto la, esatto, macchina dell'Otti alla piazzola. Quindi di fatto Matteo, in sede, sì. Matteo, ma so dove vuoi arrivare, ma le mosche carnarie dicevano l'opposto. Sì, esattamente, esattamente, ecco, questo in sede giudiziaria non ci fu un ulteriore approfondimento, perché c'era poi la confessione che vertiva sull'8 di settembre.
Tuttavia poi ci sono state fatte nel 2002 ulteriori valutazioni. Nel 2002 le valutazioni sono state condotte dal professor Introna e lui praticamente visualizza tutto il materiale fotografico che gli era stato fornito appunto dalle parti e dall'esame fotografico rivela che c'è una presenza di intensa attività di larve di ditteri in prima fase di sviluppo. Si parla di ditteri necrofagi, appunto, che vanno a deporre le uova sui cadaveri, dopodiché le uova si schiudono, inizia lo sviluppo delle larve e la prima fase di sviluppo è il primo stadio, praticamente, che è definito anche primo instar. Poi ci sono addirittura presenze di larve di ditteri in terzo instar, secondo questa diciamo valutazione delle foto. Poi ci sono anche a livello del fianco destro presenze di larve di ditteri sia in primo stadio che in terzo stadio. Poi ci sono presenza di larve di ditteri in terzo stadio di sviluppo a livello della mutilazione pubica sul corpo femminile e presenza di dermestidi coleotteri a livello dell'amputazione pubica. Praticamente qui, facendo il calcolo che ci sono delle larve in terza fase di dermestidi, che sono appunto questi coleotteri che colonizzano i cadaveri successivamente ai comuni ditteri necrofagi, dovevano essere necessariamente passate molte ore dalla fase della deposizione alla fase del ritrovamento, molte ore comunque incompatibili con quelle che appunto vedevano le foto scattate attorno alle 17 del 9 settembre ai cadaveri, con le temperature che c'erano in quei giorni, appunto nella fascia oraria tra le ore dalle ore 8 e le ore 17 del pomeriggio abbiamo avuto una temperatura media compresa tra i 26 e i 27 gradi, con picco superiore ai 30 gradi, e in queste condizioni il periodo che viene impiegato per quanto riguarda la deposizione e poi la schiusura delle uova e lo sviluppo larvale è compreso tra le 18 e le 24 ore. Ovviamente poi bisogna tenere conto anche del cadavere maschile che era semplicemente adagiato al suolo, tra l'altro nascosto anche da alcune taniche contenenti rifiuti, mentre quello femminile aveva subito delle condizioni più estreme, ritrovandosi all'interno della tenda, dove nelle ore centrali della giornata, in base anche all'esame della vegetazione e dell'ombreggiatura, la tenda doveva risultare a tutto sole per un paio d'ore tra le ore 13 e le ore 15, quindi diciamo in questa fase della giornata, che era anche la più calda, con la temperatura dell'aria esterna, la temperatura dell'aria esterna si misura a 2 metri dal suolo all'interno di una capannina meteorologica completamente schermata, e lì era sui 31-32 gradi, e ovviamente all'interno della tenda la temperatura era sicuramente superiore, perché all'interno della tenda appunto c'era il riscaldamento indotto dai raggi solari che battevano appunto sulla tenda stessa. Quindi è ipotizzabile che all'interno della tenda la temperatura per quanto riguarda il corpo femminile fosse stata anche superiore ai 40 gradi nella fascia oraria compresa tra le ore 13 e le ore 15, quando praticamente non era presente una minima ombreggiatura. Questo diciamo sì, è un altro elemento sì, da tenere conto. In pratica, mettendo insieme, diciamo, poi ci sono anche delle tabelle che vedono appunto lo sviluppo larvale in funzione della temperatura, si nota appunto che maggiore è la temperatura di esposizione e più rapido è lo sviluppo delle larve una volta che avviene la schiusa delle uova. È anche molto, molto sensibile la differenza, quasi seguendo una curva di esponenzialità. In pratica, all'aumentare della temperatura
fino ad arrivare alla soglia di 35 gradi c'è una sensibile diminuzione, quindi praticamente una proporzionalità inversa, quasi esponenziale, per quanto riguarda l'accorciamento dei tempi di sviluppo. Considerando poi anche che il rigor mortis dei cadaveri, per quanto riguarda quello femminile, è avvenuto attorno alla mezzanotte tra lunedì 9 e martedì 10 settembre, mentre si trovava appunto già sul tavolo anatomico del Dipartimento di Medicina Legale. Sul corpo maschile invece il rigor mortis ebbe una risoluzione completa nel corso della giornata successiva, quindi a distanza di alcune ore rispetto a quello femminile. La differenza appunto nella risoluzione del rigor mortis è dovuta principalmente al fatto che il corpo femminile per almeno un paio d'ore, sia la mattina del 9, che è stato poi il giorno del ritrovamento, sia la mattina dell'8, perché a questo punto il delitto va escluso l'8 per il discorso delle larve, è stato sotto il sole, e ovviamente anche per quanto riguarda il rigor mortis abbiamo una durata di 3 giorni praticamente per quanto riguarda il ciclo completo, dalla morte fino alla risoluzione completa del rigor mortis, in condizioni di temperatura ideale attorno ai 20 gradi centigradi. Però questi tempi, man mano che aumenta la temperatura dalla soglia dei 20 gradi centigradi, tendono a ridursi notevolmente, come per il discorso dello sviluppo delle larve. Quindi, facendo un calcolo anche delle temperature che erano presenti sia l'8 che il 9 settembre, la risoluzione del rigor mortis praticamente nel corpo femminile alla mezzanotte tra il 9 e il 10 settembre, nel corpo maschile nel corso della giornata del 10 settembre, manda alla sera del 7 settembre come data più probabile per quanto riguarda il delitto di Scopeti. Alcuni studiosi hanno ipotizzato anche in linea teorica la data del 6, però questo, a mio avviso, vedendo un po' tutte le valutazioni che sono state fatte, è soltanto teorica questa data, perché le temperature erano così elevate che rimane difficile, insomma, che anche il rigor mortis si sia concluso con le stesse ore canoniche che sono appunto valutate a 20 gradi in condizioni ideali, ecco. E tra l'altro poi ci sarebbero anche delle testimonianze a suffragare la possibile data del 7 sera come data del delitto. In particolar modo c'è stato appunto in sede di tribunale, allora, un teste di nome con iniziali RB, che affermò di aver servito delle pappardelle alla lepre alla coppia francese, esatto, la sera di sabato 7. Sì. Nell'autopsia sui due corpi era stata rinvenuta una traccia di pasta al ragù che non era stata ancora digerita completamente, quindi esatto. L'orario, considerando la digestione che dura circa 3 ore, l'orario della morte doveva essere avvenuto a meno di 3 ore dopo l'ultima cena dei ragazzi. Quindi è difficile ipotizzare un orario successivo alla mezzanotte, ecco, Matteo, per quanto riguarda questo delitto. Sì, prego, prego. Tornerebbe anche perché un rigor mortis, poi Valerio può dire la sua ovviamente, normalmente avviene fra le 3 e le 4 ore dopo la morte, giusto? Sì. Valerio? Sì, però volevo, ora non so se Matteo affido, perché poi volevo fare, sì, avevo altri elementi da portare, cioè, sì, sempre riguardo a questo, cioè prima diciamo ho parlato dal punto di vista del rigor mortis, dell'entomologia, adesso appunto portavo anche queste testimonianze, questo RB. Poi ci sono 2 testimoni che nella giornata di sabato 7 settembre 85, in particolare questi testimoni erano le sigle delle, appunto di nome e cognome, EI, un poliziotto che era transitato per la zona, e un altro iniziale GP, che era un guardone noto della zona, che avevano visto la Volkswagen Golf dei francesi che era parcheggiata sulla radura accanto alla tenda canadese. Il giorno successivo, invece, l'8 settembre 85, numerosi testimoni durante il giorno videro la stessa Volkswagen Golf, che però non era più parcheggiata accanto alla tenda,
ma dietro alla tenda canadese, praticamente nello stesso punto dove poi venne rinvenuta il 9 settembre, nel momento in cui vennero scoperti i cadaveri. Quindi, secondo le varie testimonianze messe tutte assieme, la macchina era in posizione diverse tra il 7 e l'8 settembre, quindi probabilmente il 7 pomeriggio la coppia era ancora viva, mentre l'8 oramai era già deceduta. E inoltre poi c'è stata un'inchiesta giornalistica anche fatta diversi anni fa dal giornalista d'inchiesta Roberto Fiasconaro, che è riuscito a rintracciare due testimoni che però all'epoca non vennero mai ascoltati dagli inquirenti, un certo Adriano Bertinelli e un certo Paolo Bernini, che si trovavano il sabato 7 settembre a cena ad un ristorante proprio agli Scopeti, quindi non lontano dalla piazzola dove avvenne il delitto. Ci ho mangiato anch'io. Erano fuori dal ristorante insieme a un rappresentante di prodotti farmaceutici che aveva una macchina Lancia Delta targata Verona, e sentirono dei colpi che loro avevano associato a degli spari, tant'è che tra di loro si meravigliavano del fatto che a quell'ora lì fossero a caccia, insomma, lì in quella zona. Quindi, mettendo insieme tutti questi elementi, e tra l'altro anche il professor Osculati di Pavia, lui mette sì come teorica la possibilità del venerdì 6, come la notte tra il 6 e il 7 come momento del delitto, però sostiene anche che il delitto doveva essere accaduto il terzo giorno antecedente, leggo testualmente la perizia, dalla data in cui è stata effettuata l'autopsia, e l'autopsia a me risulta essere stata effettuata il 10 settembre, il giorno successivo al ritrovamento, quando sono state scattate anche le fotografie dei cadaveri lì sul tavolo anatomico. Quindi, tornando indietro di tre giorni dal 10 settembre, si torna comunque al 7, non al 6, ecco. Quindi il 6 rimarrebbe come data teorica e il 7 come data altamente probabile, considerando poi l'incrocio delle testimonianze, il residuo della digestione non ancora conclusa con il cibo, lasciano pensare appunto ad un orario entro la mezzanotte del delitto del sabato 7. E ricordiamoci che questo sabato 7 Pietro Pacciani era alla festa dell'Unità di Cerbaia, alibi solido perché era confermato da moltissimi testimoni, e l'altro grande personaggio, diciamo, della cosiddetta pista sarda, Salvatore Vinci, la sera del 7 settembre aveva un alibi che gli era stato fornito direttamente dalla polizia, perché lo aveva pedinato mentre si recava a effettuare un intervento a domicilio presso un'abitazione di alcuni committenti in via delle Casine. E questo intervento a domicilio appunto avvenne proprio nell'orario in cui doveva essere avvenuto il delitto, insomma. Quindi questa data del 7, a mio avviso, toglierebbe di mezzo dai sospetti sia Pietro Pacciani sia Salvatore Vinci. Giustamente. Ecco, concluso, ecco. Allora, bene, posso aggiungere io aspetta, qualcosa? Valerio, si va in fascia e poi si va in conclusione, perché alle 23.30 chiudiamo, ok? Sì. Bene, a fra poco, due minuti, fascia e torniamo. Tornati in diretta con La Notte del Mistero, salutiamo Angelo Marotta e Riccardo Federico Pimpini, che sono a casa a causa restrizioni, chiamiamole così. E torniamo in onda. Chi è? Chi parlava, Matteo? No, sì, io avevo concluso, ecco. Ah, ok, Valerio, allora. Allora, riguardo a quello che dice Matteo, sento però il ritorno in cuffia io. Come, Valerio? Sentivo il ritorno in cuffia. Ah no, ora non lo sento più. Ah, ok, ecco. Allora, c'è un altro dato che è sfuggito, ma che darebbe ragione a quello che dice Matteo. La mattina di sabato alle 10.30, lì nella piazzola arriva un agente della Digos che non ha niente da fare, deve stare fino a mezzogiorno, non ha niente da fare, va a fare la pipì, dice lui, poi si mette a leggere il giornale. Io ho pensato, ma questo che vede la tenda, vede la macchina, può darsi che abbia fatto la pipì nella radura dove era questo povero Crevecchivilli, perché non credo che la facesse proprio lì davanti a questi della tenda. Ma dice una cosa interessante, dice i ragazzi dormivano perché c'erano le scarpe fuori dalla tenda, quindi lui nota queste scarpe fuori dalla tenda la mattina del 7
di sabato 7 e non vede nessuna macchia di sangue, non ne parla. Poi c'è questo seghe-seghe, come lo chiamavano, questo guardone che si aggira vicino alla tenda, e neanche questo sembra notare la macchia di sangue. Il giorno dopo, che è il compleanno di Sabrina Carmignani, quindi domenica, alle 17.30, quindi alle 5.30, Sabrina Carmignani e il suo ragazzo vanno lì, ma non ci sono più le scarpe. Le scarpe non le vedono, ma vedono la macchia di sangue, che pensano sia qualcosa di unto. Quindi il testimone di sabato vede le scarpe ma non vede il sangue, quindi sembrerebbe che siano ancora vivi questi ragazzi, come dice Matteo. Il giorno dopo Sabrina Carmignani vede la macchia di sangue ma non vede più le scarpe, perché probabilmente questi sono già morti, a meno che non dobbiamo credere davvero che siano morti nella notte fra l'8 e fra la domenica e lunedì, ma credo che questo ormai non ci creda più nessuno. Quindi ci sono anche testimonianze, scusate, prego, che corroborano quello che sta dicendo Matteo. Siccome siamo in chiusura, vero? Manca 8-10 minuti, vai. Io volevo solo dire una cosa e cambio un po' argomento. Volevo parlare un attimo della registrazione che è stata fatta di un articolo che ha pubblicato Panorama a gennaio del 1986, quindi pochi mesi dopo l'ultimo delitto del mostro, sì, dove c'è Natalino Mele con un registratore nascosto in una tasca che va a trovare il padre a Ronco dell'Adice. Il padre non sa che questo sta registrando. Questa cosa mi era sfuggita veramente in tutti questi anni, perché ho letto il libro di Omar Kata, ma non mi ricordavo di questa conversazione fra padre e figlio, che poi Angelo ha messo nel suo post, e quindi ho pensato. Ah sì, l'ho visto anch'io, sì. Però cosa si dicono Natalino e Stefano? Natalino dice: papà, non devi aver paura, perché io non ho visto nessuno, non ho visto neanche te, non ho visto il mostro, perché sennò questo mi avrebbe già ucciso. E Stefano gli dice: infatti io non c'ero, ecco perché tu non mi hai visto. E poi gli chiede: ma no, scusa, perché hai confessato? E questo, vabbè, dice: perché mi hanno picchiato, perché tutti mi pensavano che io fossi colpevole, i carabinieri, sì, eccetera, eccetera. Poi dice, chiede Natalino, dice: ma perché hai accusato Vinci e gli amanti della mamma? E lui dice: perché mi hanno fatto del male, erano diventati prepotenti, picchiavano me, picchiavano Barbara e picchiavano anche te. E Francesco minacciava di morte tua madre, tra l'altro. E poi gli chiede Natalino: ma tu l'hai visto o no uccidere la mamma? E lui dice: no, io non l'ho visto. E dunque non dovevi accusarlo, gli dice Natalino. Dice: no, io l'ho accusato perché sono convinto che sono stati loro. Per me sono stati loro. Va bene. Poi proseguo un po', dice: ma perché hai accusato lo zio Giovanni e zio Pietro? E qui lui dice: perché Rotella in qualche modo mi ha fatto credere che tu fossi morto, che quindi era colpa mia, perché io sapevo chi era il mostro di Firenze. Ora, questa telefonata, cioè scusate, questa conversazione è importantissima. A quello che dicono magari i sardisti o altri, è importantissimo, certo, perché si tratta di un dialogo fra padre e figlio, e dice esattamente quello che diciamo noi. Questa è per me una riprova che Natalino non ha visto un bel niente, Stefano Mele non era sulla scena del crimine. Perché questi due che parlano fra di loro dovevano mentirsi? A che scopo? Per quale motivo? Non c'era. Quindi, secondo me, stanno dicendo esattamente quello che diciamo noi. È un riscontro ulteriore che la pista del serial killer solitario è una pista valida. È una pista che sembra semplice. Giustamente Luca Scuffio dice: la pista più semplice, ma anche la più difficile. E ha ragione, la più semplice perché sembra tutto lineare. Più difficile perché magari, proprio perché si tratta di un serial killer solitario, perché aspetta, lo vai a beccare questo. Vabbè. Però questa conversazione, che secondo me è centrale, perché stranamente dice quello che diciamo noi, e non è che noi abbiamo letto questo dialogo fra padre e figlio e ci abbiamo costruito la teoria sopra, no, è il contrario. Noi abbiamo fatto una teoria e questi due parlano fra di loro e confermano la nostra teoria. Esatto, sì. Quindi secondo noi è la teoria più valida. Penso anch'io. Abbiamo una chiamata e poi siamo in finale. Sì. Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, chi è? Riccardo Sacchettini. Oh, Riccardo, buonasera.
Ciao. Noi ci siamo visti poco tempo fa. Sì, poche ore. Per cause appunto professionali ho dovuto violare il divieto di uscire. Ecco. Sono, però ero munito dell'autocertificazione, che sì, stavo andando perfetto. A fare una riparazione. No, io ho sentito con molto interesse tutta la puntata, però mi sorge spontanea una domanda, ma è molto banale, è questa, cioè com'è possibile mettere tutto questo su una mente sola? Perché a me mi sembra impossibile non relegare la responsabilità di questi omicidi a un gruppo. No, scusa Riccardo, non sarebbe l'unico, Come? Non sarebbe l'unico. In che senso? Di serial killer singolo. Sì, appunto, ma io dico, ma come fa, cioè, perché non un gruppo di persone invece un serial killer singolo? E poi prima, circa 20 minuti fa, uno, non mi ricordo se, mi pare Stefano, diceva, no, che era una persona probabilmente molto semplice, non collegata, diciamo, con le forze dell'ordine, aveva usato, ora non mi vengono bene in mente le parole, però ecco, una persona diceva semplice, no? Sì. E sembra una domanda, ma semplice, ma quanto diversa da Pacciani, la sua semplicità? Questa è anche la domanda. E poi appunto sono queste due riflessioni, cioè appunto capire come può una persona da sola essere così, va bene, diciamo, capace di fare tutte queste manovre. Ma ce ne stai tanti, dai. Beh, se consideriamo che BTK al suo primo omicidio uccide 4 persone, la famiglia Otero, all'interno della loro stessa casa, quindi 2 bambini e i genitori. I genitori erano militari, eppure questo riesce ad ammazzare 4 persone. Pensavano all'inizio che potesse essere più di una persona, poi non solo, continua a fare i suoi omicidi tranquillamente. Gli omicidi di gruppo, quando ci sono più di una persona, non sono così, sono omicidi molto più efferati. Sono sadici, lo fanno insieme perché godono nel violentare le vittime, nel pugnalarle, nel sequestrarle. Ma anche a me, io vedo questa, io cioè ci vedo anche il gruppo, cioè nei feticci, nel mettere il traccio di vita, io ci vedo una violenza secondo me, un'esplosione di violenza nella scena del crimine, quasi una persona che vuol far vedere un'altra, guarda cosa riesco a fare, guarda cosa riesco a punire le persone, cioè ci vedo anche delle dinamiche perverse tra diverse persone. Io penso che più persone avresti visto anche tracce che non hai trovato, una sola persona forse lascia poche tracce, ma poi ci sono segni di trascinamento, ci sono nell'84 per esempio, quando la Pierontini viene trascinata, un gruppo perché avrebbe dovuto trascinare la povera Rontini? Sì, no, anche le tracce possono lasciare le persone, non è che il mostro uccide, poi si fuma la sigaretta, la butta, essere? Riccardo, però nell'85, se così fosse, erano in più persone, avrebbero preso il povero Jean-Michel, l'avrebbero rimesso in tenda, chiuso tutto e il delitto sarebbe stato scoperto molto, ma molto dopo. Cosa non è stata? Cioè Jean-Michel è stato lasciato in mezzo ai cespugli con un paio di coperchie secchi sopra a cercare di camuffarlo, cioè se erano in 2 o 3 lo prendevano di peso, lo mettevano in tenda, chiudevano la tenda, lì se ne sarebbero accorti, ma molti giorni dopo. Pertanto era uno da solo, perché se erano in 2 o 3 persone lo prendevano di peso e non gli costava nulla e lo mettevano in tenda insieme alla povera Nadine. Chiudevano tutto e quando se ne sarebbero accorti? No, certo, però c'è anche a dire che è buio, c'hanno le torce, deve essere tutto fatto in tempi molto rapidi. Bene, ma sono in 3, lo fanno veloce. Sì, da solo non lo fai. Sì, quello lo lasci lì dove è morto, poverino.
Ma poi non credo la seconda che domanda persone... quella che cosa lo differenzia dai Paciani, una persona così semplice, questa la volevo fare a, non viene, penso Stefano l'abbia detto, no? Sì. Comunque io, guarda, in questi omicidi vedo solo l'escalation criminale di un serial killer feticista, che può fare tranquillamente da solo. Poi per quello riguarda Pacciani io ti dico che può essere simile, sì, come persona, come è abbastanza calzante, però è Pacciani da solo, una persona, esatto, una persona. Vabbè, però Pacciani era uno che non ha fatto nulla nella sua vita, invece la persona che vedi tu non era un Pacciani. Pacciani è un rozzo, uno che violentava le figlie, maltrattava la moglie. No, ma io parlo come a livello culturale. Sì, in quel senso. Cioè, io parlavo di una persona semplice. Non una come persona... estrazione sociale, dici. Esatto, sì. Non stiamo parlando di Pacciani. Stiamo parlando di una persona comunque semplice, legge le notizie esclusivamente dalla stampa o alla televisione, ecco, stiamo parlando di una persona così, non stiamo parlando di una persona dentro la magistratura o dentro le forze dell'ordine, oppure una persona che altolocata, capace di carpire delle informazioni che comuni mortali non possono sapere. No, una persona Scusami se ti rincalzo con un'altra domanda, una persona collegata o scollegata a Pacciani? Vabbè, non lo so, questo non lo so. Ok. Va bene, vi ringrazio per lo spazio. Ciao Daniele, grazie, ciao. Riccardo. Grazie Riccardo, ciao. Buonanotte. Ciao, grazie. C'è anche l'omicidio dell'83 che contraddice un gruppo, perché un gruppo di persone che si accanisce sulle coppiette e ha bisogno di trofei va a uccidere una coppia di maschi. Chiaramente un serial killer unico può benissimo sbagliarsi, ma tre persone che si sbagliano la vedo un po' difficile. E poi non esistono gruppi che agiscono insieme in 17 anni. I periodi di pausa sono tipici dei serial killer solitari, cioè 6 anni dal 68 al 74 e 7 dal 74 all'81 e l'escalation. Un gruppo forse uccideva in qualsiasi periodo dell'anno, più volte all'anno, e invece questo serial killer sembra che sia in qualche modo vincolato, non agisce da solo, quindi probabilmente deve avere anche tempi suoi. Cioè deve avere libertà di movimento che forse non ha durante tutto il resto dell'anno. Sì. Probabilmente poi se ci fosse stato un gruppo dietro, diciamo i rituali delle scissioni, dei fetici sarebbe stato costante nel tempo, invece si è visto proprio che c'è stata un'evoluzione graduale, all'inizio non ci sono state le scissioni, poi nel 74 c'è stato il vilipendio con le 96 coltellate sul corpo della povera Stefania Pettini, poi sono iniziate le scissioni nell'81, prima solo nella zona pubblica, e poi l'84 e l'85 anche con il seno, ecco. Altrimenti penso un gruppo organizzato, magari con un secondo fine, esoterico, quello che vogliamo, avrebbe avuto una costanza nell'eseguire questi rituali. C'è anche la traccia dell'81, ottobre 81, se quelle sono le orme dell'assassino, molto probabile, hai un solo tipo di orme, ma se fosse stato più persone avresti avuto casino di orme. Bravo, esatto. Eh sì, e su questo non ci piove, Valerio? Sì, ti sento, cioè, ti ascoltato. No, lì è stata una traccia singola, tra l'altro scarpa 44, da lì hanno fatto una misura che però è quella che è, perché io c'ho il 45, sono te l'hai detto tu. Sì. Io sono un tappo, cioè un tappo, 1,76 con l'IVA. Perciò anche quello lascia il tempo che trova, insomma. Però la misura diciamo dell'altezza di questo non è che ce l'hai solo su una scena del crimine, ci sono più scene del crimine che tutti ti portano a pensare a una persona di una certa altezza, non ci sono elementi che ti portano a pensare a persone più basse.
Esatto, sì, perché quello dell'81 sì. Va bene, una scarpa da 44 hai ragione tu, può anche appartenere uno, ma la regola statisticamente appartiene più a un uomo alto una scarpa 44 che a uno basso. Ma io c'ho un mio amico che c'ha il 52 di scarpa. What? Però non è 2,20 è 1,90. Vabbè, però voglio dire, statisticamente uno, io sono 1,70 e porto il 40-41, non è che porto il 44. Eh beh, certo, vabbè. Poi questo va bene. Poi soprattutto è la scena del crimine dell'83 che ti dà la misura dell'altezza dell'assassino, perché qui sono fuori di proiettile. Da una parte e dall'altra, come fa notare Marco Corigliano, non è che c'hai da un lato e basta la misura della... Perché dice, da un lato vabbè c'è un terrapieno, quindi spara a una certa altezza perché c'è il terrapieno, ma anche dall'altro lato, dice Marco Corigliano, c'è il terrapieno, è esattamente alla stessa altezza proprio. Quindi vuol dire che lui imposta diciamo il braccio proprio ad altezza sua, quello che gli viene per sparare. Certo. E poi ci abbiamo l'implode di ginocchia nell'84, dice non sono dell'assassino, forse non sono dell'assassino, forse, ma forse sono dell'assassino. Sì, probabile. Quindi c'hai tanti elementi che ti portano a pensare a una persona di una certa altezza. Certo. Beh ragazzi, che vi devo dire io? Siamo arrivati alla fine, eh? Io so cosa devi dire. Sì. L'ultima domanda tua su coronavirus dell'ascoltatore. Su? Coronavirus dell'ascoltatore all'inizio che facevi. E chi se la ricorda? Marani, sì. Era un messaggio che aveva fatto a Valerio. Sì, di Fabrizio. No, di Fabrizio Marani, mi pare che abbia chiesto dove andiamo a parare, se non erro. Sì, era questa la domanda. Allora, questa è una domanda veramente difficile. Io credo che come ci stiamo organizzando in Italia, questo virus non dovrebbe avere, almeno nel nostro paese, vita lunga, perché se rispetti le norme igieniche, se tieni le distanze, se come abbiamo fatto noi che ci siamo isolati tutti quanti, da noi come in Cina tenderà a calare questo virus. Il problema sono gli altri paesi. Sono la Spagna, la Francia, la Germania, che ancora non hanno adottato queste regole severe che abbiamo adottato. Scusa se ma se anche, nella peggiore delle ipotesi, diciamo, si dovesse diffondere, penso che ci saranno diversi morti. Però la maggior parte dei morti, il 90% di queste persone sono comunque persone che hanno più patologie. Esatto, sì. Mi pare che superano i 60 anni. Sì, sopra i 60 anni. Poi il 60% di questi hanno pluripatologie. Esatto. Quindi credo che prima o poi comunque questo virus farà, diciamo, il suo ciclo, forse si cronicizzerà, cioè magari ci conviveremo una volta per sempre. Però magari nel frattempo forse acquisiremo un'immunità tale per cui magari nel tempo tenterà comunque diventare sempre meno pericoloso. Ma Valerio, visto che te sei un medico, perciò mi puoi dare supporto, il coronavirus bisogna stare molto attenti, cioè a quello, a come lo definiamo, perché correggimi se sbaglio, ma tutte le influenze sono un ceppo di coronavirus. Sì, sì, certo. Giusto? Sì, Tutte, giusto. E tutti gli stati influenzali e le influenze di questo genere qui, sopra i 27 gradi il virus muore. Pertanto sì, c'è da aspettarsi che al primo caldo deciso ci sia un crollo e una scomparsa di questo virus. Sì, è una delle previsioni, che il caldo comunque possa attenuare questo virus, però sai, è un virus nuovo, quindi non lo sappiamo se andrà veramente così. Sì, però dovrebbe andare così. Una piccola obiezione, in Spagna negli ultimi giorni in alcune località si sono superati anche 30 gradi addirittura, però al momento i contagi stanno proseguendo proprio in modo esponenziale. Matteo, un giorno non basta, Però anche perché l'aria calda va respirata per qualche giorno.
Sì, sì, certo, però è già da 2-3 giorni che ci sono temperature anche di 30-31 gradi. Sono troppo pochi e poi la fonte non è ufficiale. Attenzione. No, no, è ufficiale, AIMET, il Servizio Meteorologico Nazionale Spagnolo. Sì, ecco. La temperatura, ma non è ufficiale il discorso che il corona, che il virus stia morendo o sopravvivendo. Cioè questo non è ufficiale. Poi magari le positività d'ora riferiscono a contagi avvenuti nei giorni scorsi, appunto, e non adesso, anche questo magari. Esatto. La differenza. Ma è anche vero che il caldo migliora tutte le sintomatologie, quindi magari tendi a starnutire di meno. Esatto. Quindi a trasmetterla anche di meno. Però ripeto, questo... Vabbè, io tossisco a prescindere perché fumo un turco e te lo sai, Valerio. Pure io. Okay. No, non me ne sono mai accorto. Però una domanda a te, Valerio, è attendibile l'informazione che stanno dando che Israele ha una traccia, ha una pista positiva? C'è un antivirus. Un antivirus che non nasce dal coronavirus, ma da un virus che attacca i polli. I polli. Una influenza, sì. Influenza, okay. Dei polli. Boh. Ma non lo so, a me sembra un po'. Okay. Sembra una notizia un po' fantascientifica, perché penso che Israele, se avesse una cosa del genere, perché non dovrebbe darla a tutti. Appunto. Tanto anche loro, il coronavirus non è arrivato da loro, ci arriverà prima o poi. Sì. È tutto interesse mondiale a tenere sì, questo sì, virus. Sì, no, scrivevano che sono devono entrare nella fase dei pazienti che devono... Ma ci vogliono 2 anni per avere una cosa. Infatti, no, no, sì. Questo l'hanno scritto, sì, sì, questo si diceva. Bene, grazie. Bene, siamo arrivati alla fine, saluto il nostro mitico Valerio Scrivo. Grazie, saluti a tutti. Grazie, Stefano. Valerio. Salve a tutti, buonanotte. Che grazie, prima o poi dovrà esporsi un po' di più, perché so che la gente mi si incazza. Appena può. Ma col cognome dici? No, con quello e sai. Con quello e sai. È delicato. E il mitico Matteo Vinattieri, che spero di avere in radio al più presto, insieme buonanotte a tutti. Alla sua compagna Asha, che saluto. E attendo una tendenza. Io saluto anche la moglie di Stefano. Assolutamente. Grazie. Perciò ciao a tutti, grazie e buonasera. Ciao. E buonanotte. Ci sentiamo giovedì prossimo. Valerio. Dimmi un po', scusami, ora questa trasmissione andrà in onda nella premiere domenica sera o no? Penso proprio di sì, io mando il file al buon angelo, non ho sentito stasera, vabbè, però è uguale. E comunque va in onda anche il lunedì alle 22 in replica. Ah, va bene. Ok, e poi se ti metti in contatto con il buon Francis, si guarda giovedì di fare una trasmissione con voi due. Ok, va bene, grazie. Ok? Va bene. Perciò grazie mille a tutte te gli ospiti, gradevoli e graditissimi come sempre. Questa è Florence International Radio, vi saluta, vi auguro la buonanotte e ci sentiamo con La Notte del Mistero giovedì prossimo alle 21.30. Grazie a tutti, grazie a Vera Griezmann, grazie a chi ha telefonato, che comunque è stato molto interessante, e niente, buonanotte. Grazie per l'ascolto, grazie per la partecipazione. Ciao a tutti, buonanotte. 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 Buonanotte.